Signori e signori, bentrovati. Bentrovati in questo giovedì che vede frequentemente la nostra presenza, anzi ogni giovedì, ma questa sera in diretta, rigorosamente in diretta. Beh, avete e abbiamo la presenza di Lorenzo. Bentrovato Lorenzo. Grazie Alessandro, buonasera a tutti, grazie per essere presenti. Avremmo forse dovuto annunciarlo come edizione straordinaria, sì, questa sera, perché no, ci pensavo venendo in studio. Quindi saremo insieme nelle prossime tre ore, siamo in diretta, saremo in una diretta speciale per giorno, perché questo giovedì è un giovedì che state cominciando a seguire da qualche mese, ma che sempre più vi vede vicini, attenti, accorti. Edizione straordinaria non è detto a caso, perché chi ci sta seguendo in queste settimane ha sentito parlare di Monete del Regno, ha sentito parlare dello Stock Amadeus, ha sentito parlare di collezione di banconote, di francobolli del Regno, quindi vuole essere proprio una serata specialissima dedicata al grande e importante momento per l'Italia, che è quell'epoca che va dal 61 al 46, quindi quel Regno d'Italia che ha accompagnato il nostro bel paese dall'essere frammentato in unità nazionale, poi con le vicende che si sono susseguite, con i Savoia, con i re Savoia come punto, come fulcro, presenti nella produzione, nella coniazione di monete, nella stampa di francobolli e banconote. Quindi stasera ci sarà l'opportunità, ecco, bellissima questa, non era preparata, ma il nostro Enrico sempre eclatante. Ecco, sì, parleremo effettivamente di edizione straordinaria. Siamo in diretta, quindi abbiamo il centralino, vero Alessandro? Sì, sì, centralino già attivo con nostra Cristina e tutto il nostro centralino. Chiamate pure il numero che vedete 346 per parlare direttamente con noi, 090 per WhatsApp ed SMS. E ricordiamo subito che le caratteristiche di questa sera già stanno squillando i telefoni. Infatti, come detto, centralino. Bam! Dice, ma allora ci sono davvero, sono presenti, vediamo, sono le 21.03, quindi vediamo anche sì. L'ora giusta. Le caratteristiche di questa sera molto molto importanti le specificheremo tra breve, ma ricordiamo anche ai nuovi telespettatori che Bolaffi dal 1890 è una grande realtà nel mondo del collezionismo filatelico e numismatico, e non soltanto, ma portata veramente a darvi sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale in ogni nostra trasmissione. Vi ricordiamo anche la possibilità di interagire con noi, le vostre chiamate saranno per informazioni, per richieste, per conferme. La conferma in visione, quindi saremo noi a portarvi dove ci indicate, a casa vostra se avete piacere, le vostre scelte, ciò che avete scelto questa sera senza alcun impegno. Vedrete la moneta scelta, parleremo di numismatica, di una speciale collezione, anzi di una speciale possibilità che andremo ad offrirvi, ma sempre in visione. Deciderete una volta viste singolarmente o viste anche dell'insieme, se ne sceglierete di più, se optare per un pagamento nel tempo, dilazionato o meno. Insomma, ci metteremo d'accordo. L'importante è aver modo di mostrare ciò che voi scegliete o ciò che state vedendo adesso in diretta. Ricordiamo anche i nostri negozi che Torino, Milano, Verona e Roma in centro città possono accogliervi se per voi è comodo, e se vedete qualcosa questa sera che vi interessa lo prenotate e magari dite: guarda, mi viene più comodo, sono un po' più timido, mi viene un po' più comodo passare in negozio a Torino perché abito in città o farò una gita di piacere, e lo stesso Milano, Verona e Roma, ma soprattutto parlatene con noi, ecco la cosa più importante, utilizzate la nostra diretta per dialogare e noi adatteremo alle vostre esigenze la nostra trasmissione. E i nostri amici siciliani, trentini, delle Marche, degli Abruzzi, di tutta Italia che dicono: noi però facciamo fatica a raggiungere un vostro negozio, sappiate che abbiamo una rete di funzionari, di uomini preparati, uomini e donne preparatissimi, con grande esperienza e tradizione lavorativa Bolaffi, che verranno a trovarvi a casa vostra e quindi vi porteranno in visione le monete, i francobolli, le banconote, le scelte che farete questa sera. Quindi divertitevi, se posso usare un termine che può sembrare persino inopportuno, ma in realtà c'è un gran divertimento nel poter assaporare la storia, a avere opportunità di essere i primi nella scelta di monete, francobolli, stasera offerti tutti a condizioni straordinarie. Questo straordinario quindi giustifica un po' quell'edizione straordinaria. Non costa nulla, poi deciderete a casa se eventualmente procedere a un acquisto, con la possibilità, come specificava giustamente Alessandro, anche di rateizzazione di pagamento.
ma le cose da vedere, eccola qua la nostra squadra con le nostre, la nostra fotografia che ne va certo a indicare tutta la rete vendita, e quindi questa è proprio specificatamente la rete vendita, è vero, esatto, gli uomini sul campo, infatti non riconoscete in questa fotografia ad esempio Alessandro, perché chiaramente poi lui è il nostro frontman. Lorenzo invece forever. Io invece Lorenzo forever. Va bene. Allora, io direi però, più che le nostre facce, bello è, secondo me, fare subito una carrellata. Sì. Il ritmo sarà un po' incalzante perché abbiamo tante cose, ma come sempre sarete voi, saranno i nostri telespettatori a fermarci a dire mi piacciono le monete. Non l'abbiamo detto, ma abbiamo anche quattro monete antiche, anzi qualcosa di più, certo, del mondo greco e romano, certo, che è entusiasmo. Invece per il nostro pubblico abituale sanno, esatto, che quando ci vedono noi due c'è sempre una corsa, no? C'è sempre un po', non ci vedete frequentemente assieme, io più frequentemente con Massimiliano e Lorenzo Candele, ma quando l'edizione straordinaria è quando ci vedete assieme, quindi ritmo, 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 correremo, bloccate per tempo le cose, passaggio subito, intanto partiamo alla grande, sì, champagne, sì, veramente. Veramente, sciaboliamo subito, sì, una bella bottiglia di champagne ed eccola qua la grande prima proposta di questa diretta, tante monete importanti, tante monete che proprio raccontano il Regno d'Italia, lo raccontano come solo le monete dei francobolli riescono a fare, cioè testimoni oculari, oggetti che sono stati nelle tasche di chi quegli anni li ha vissuti, anni belli, anni difficili, anni anche tragici, pensiamo alle due guerre mondiali e a tutto quello che ne è conseguito. La prima importante offerta, che è un'offerta, come vedete, ricca di quantità e di qualità, fa riferimento a una collezione di 30 monete, Alessandro. Certo, sì. 30 monete, le state vedendo nel loro insieme, disposte in questa bellissima cornice, con in alto tutte le coniazioni più importanti e schierate come si fa con dei soldati, no? Pronti, sì, alla rassegna del comandante. Bellissima. Le 2, 4, 6, 8, 9 monete addirittura in argento che rendono questo lotto di monete, questo gruppo di monete veramente ricco e importante. Diversi sono appunto i metalli, parleremo anche di metalli che sanno veramente, profumano veramente di un periodo del regno, quello anche appunto della guerra, quello che porterà verso l'avvento del fascismo e oltre, ma daremo anche lo spazio e il modo di poter collocare queste monete all'interno di un luogo apposito, un apposito album, anzi l'album che andremo a fornire saranno addirittura due album, perché le monete devono essere ben conservate, le monete devono poter essere fruite e godute nella loro bellezza. La Bolaffi non le mette in un sacchettino, ma le va a collocare in un album, anzi in due album, che ne andranno poi ad accogliere con ogni taschina, con ogni oblò, il suo importante spazio. Parliamo della collezione che va praticamente dall'inizio del Novecento fino alla fine del Regno, quelle 30 monete coniate durante il Regno di Vittorio Emanuele III. Allora, abbiamo già Lorenzo WhatsApp, sì, che chiedono mai il prezzo. Subito. Andiamo sul prezzo, vediamo subito il numero di riferimento, mentre Lorenzo può sfogliare, ecco, grazie, e anche il nostro Alberto, che salutiamo insieme ad Enrico, può vedere anche la collocazione di queste monete all'interno dell'album. E la proposta numero 28, Vittorio Emanuele III ovviamente è il periodo del regno indicato, 30 monete, 9 di queste sono in argento, 1245 euro. Attenzione, vi diremo disponibilità limitata. Assolutamente. Ed è, non è una buttade per fare effetto, allora mi muovo, veramente disponibilità limitata anche perché se arriveranno le primissime chiamate poi diremo un attimo ci stiamo attivando, ci vorrà un po' più di tempo per attendere e poi sarà difficile mantenere questo prezzo. Come vedete queste taschine, questi oblò brevettati Bolaffi sono poi il luogo fisico in cui la moneta andrà a essere collocata, si sfilano, semplicemente si inserisce la moneta e la moneta poi potrà essere goduta sul diritto e sul rovescio con tutte le pagine di riferimento. Grande attenzione, gentili ospiti, alle monete del Regno d'Italia, grande attenzione
a quello che è il fenomeno Amadeus, di cui parleremo tra qualche istante, che sta amplificando in maniera importante le vostre richieste, la vostra attenzione e concentrazione sulle monete del regno. E allora Bolatti vuole farvi entrare nella maniera più importante. Grande quantità, monete autentiche, ne andremo a leggere anche poi le caratteristiche, abbiamo intravisto. Mi fai una spazzolata di argenti, Alberto, per favore, perché abbiamo di quelle 30 monete del Regno d'Italia, perché abbiamo intravisto le quadrighe briose di Vittorio Emanuele III, monete tra le più belle coniate nel Regno d'Italia, abbiamo il 2 lire, la lira, abbiamo visto la prima sinistra. Scusami Alberto, abbi pazienza, ti faccio un po' di sperare. Quella, Mi vai su quella prima moneta d'argento, perché pensate, adesso le stiamo vedendo in carrellata, la prima moneta d'argento di questa raccolta è la lira Aquila Sabauda. L'Aquila Sabauda è la prima coniazione di Vittorio Emanuele III. Questa è addirittura datata 1906, cioè Vittorio Emanuele III diventa re per caso, non cioè per caso, era destinato, ma velocemente, perché suo padre è assassinato, e allora lui riesce a coronare un sogno, abbinare la sua passione di collezionista numismatico con il fatto di poter coniare monete per la propria immagine, scegliendo, come in questo caso, la novità, il rovescio più incredibile. Gli scudi, gli stemmi Savoia vengono sostituiti da quest'Aquila Sabauda. Questa lira è presente nella collezione, ma sono presenti, andiamo un po' avanti, perché su questa abbiamo voluto cominciare, però Alessandro, con questa, perché Alessandro l'ha detto, ma leggete bene tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, perché qui abbiamo scelto di mantenere l'offerta, monete che di catalogo superano abbondantemente i 2000 euro, abbiamo deciso di tenere l'offerta bloccata a 1245, 30 monete, tutti i fogli, tutti gli oblò, due album pronti a contenerle, il catalogo che adesso vi mostreremo, ma abbiamo dovuto avere dalla direzione un input preciso. Andiamo a prendere le prenotazioni, perché le stiamo allestendo e riusciamo ad allestirne un certo numero garantendo questo prezzo, dopodiché i numeri ci daranno obbligo di cambiare. Guarda che bello il 2 lire. Bellissimo, infatti. Esatto, dice giustamente Lorenzo, bello, bello, perché la qualità Bolaffi su queste monete, attenzione, che hanno passato veramente le due guerre mondiali, in alcuni casi quando proprio sono state messe ancora prima o durante la prima guerra mondiale. Quindi abbiamo una qualità che non facilmente si trova, quella che noi chiamiamo qualità Bolaffi, perché c'è un controllo attento moneta per moneta. Quindi quelle righe, quelle hanno circolato chiaramente, ma Bolaffi garantisce anche la scelta già a monte. Non arriviamo in trasmissione, non arriviamo a casa vostra con monete che non siano nella qualità giusta per collezionarle e per immaginare anche quel bene rifugio che esiste assolutamente nel mondo del regno. Allora, giustamente catalogo. Il nostro ritmo è incalzante, ma non vuole essere quella mettere, come si dice, all'angolo, no? Non è nostra abitudine, non è neanche necessario, perché quando fai una proposta così importante di invito dovresti anzi dirlo sottovoce e sentire urlare coloro i quali la vogliono. Ecco, il consiglio, siamo all'inizio trasmissione, avremo tante cose da vedere. Qualcuno potrà dire, beh, intanto guardo, scelgo, mi appunto, decido. Rischiate poi che alle 10:30 comunque arrivi un blocco, dico 10:30 ma potrebbe essere tra 20 minuti, certo, perché un certo numero di prenotazioni lo possiamo prendere, quindi bloccarlo. Dire, mettimene uno da parte, non vi costa un centesimo, ve la porteremo a vedere, verrete voi nei nostri negozi e soltanto in quel caso lì, dopo aver visto moneta per moneta, le serie in argento di cui abbiamo parlato, le serie in rame, le importanti centesimini, quelli che erano nelle mani del vero popolo, quello che poi l'Italia l'ha costruita, ecco, poi dopo averle viste, se sarete convinti, l'acquisterete e potrete anche dilazionare il pagamento. Certamente. Bene, allora direi di fare una carrellata entrando, me la fai per favore, partendo da qua, perché questa sera parleremo di quello che ormai è il fenomeno sulla bocca di tutti. Io ne sento parlare nell'ambiente chiaramente, ma da tanti collezionisti, da tanti nostri clienti, da tanti nuovi clienti. Sto parlando di Amadeus. Sto parlando dello stock Amadeus. Se è la prima volta che ci seguite, se è la prima volta che siete all'ascolto, state molto attenti alle mie parole. Se siete già
a conoscenza dello Stock Amadeus, avete già conosciuto quali sono le regole, quindi entrate in gioco, se l'avete già fatto, molto meglio ancora, perché avete già possibilità di aggiungere monete alle monete già confermate. Se non l'avete fatto e avete perso qualche chance, approfittate. Allora, Bolaffi, signori, ed è un qualcosa di eccezionale, di straordinario, ha avuto la possibilità di ottenere e accettato incarico formale, ottenere e accettato la possibilità di un incarico formale per collocare rapidamente sul mercato internazionale, devo dire, perché abbiamo richieste che vengono anche dall'estero, un importante stock di monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna. Si tratta di monete in grande stato di conservazione. La committenza ci ha dato incarico e ci ha dato soprattutto prezzi di grandissimo vantaggio a cui offrire queste monete. Del resto le due cose non possono che non andare d'accordo, no? Velocità significa anche prezzi di grande vantaggio. Bolaffi ha accettato l'incarico, Bolaffi si è presa però un importante atto di direi coerenza, e ve lo dimostrerò tra un istante. Cioè, tutte le monete che vi andrò a presentare insieme ad Alessandro sono autentiche, sono garantite, sono certificate e sono immediatamente identificabili. Possiamo accontentare, come è già successo nelle precedenti trasmissioni, voi nelle vostre scelte, ma con una raccomandazione: lo stock andrà nel tempo, e devo dire, visto i primi risultati, rapidamente ad esaurirsi, quindi partecipare a questo stock è un evento che giustifica la trasmissione di oggi, che è una trasmissione straordinaria, annunciata già nei giorni scorsi. Devo dirvi la verità, non l'abbiamo annunciata veramente tantissimo, perché non avremmo neanche avuto possibilità di accontentarvi. Certo, infatti qualcuno rimarrà senza. È vero. Sì. Allora, Alessandro, che dici? Cominciamo. Sì, io voglio solo segnalare una cosa. Dunque, noi abbiamo siamo eredi adesso di terza trasmissione di presentazione sullo Stock Amadeus. È stato destinato dall'azienda un certo numero di monete per ogni trasmissione. Se le avessimo messe tutte nella prima e nella seconda, sarebbero andate in esaurimento. A un certo punto, nella trasmissione di Lorenzo, il lunedì sera, io ero in studio, abbiamo veramente bloccato quella possibilità di presentazione, ci siamo spostati sulle altre monete, semplicemente perché non c'erano più disponibilità. Quindi questo risulta essere assolutamente importante ricordarlo, ma lo ricordiamo anche chi ha già scelto lo Stock Amadeus, che potrà avere questo grande vantaggio, questa possibilità di aggiungere questa sera appunto tali monete, e vedrà delle monete inedite, quindi attenzione, ci sono specificatamente monete inedite, quindi chi ha già seguito la prima e la seconda trasmissione, parliamo ai nostri clienti abituali, potrà certamente essere tranquillo, stare tranquillo e avere qualcosa da aggiungere. Addirittura dobbiamo ancora portarvi in consegna alcune monete, o ne avete scelte altro di altro ordine, perché questo stock appartiene esattamente al momento del regno. Benissimo, guarda, aspetto il vostro consulente fra una settimana, mandami anche questa moneta, anzi mandamene anche due, perché non è che ci pesano, hanno il giusto peso, ma non è che è per noi un problema portarlo, però attenzione, la giusta serietà, il giusto scrupolo, perché non basteranno per tutti, quindi non confermatecene 10 se ne volete una, ecco, questo è molto importante ricordarlo. Bene. Lorenzo, darei un appunto ancora sul certificato. Allora, io sì, lo farei cominciando mostrando la prima moneta. Benissimo. E quindi entriamo, abbiamo due espositori, anzi fai una cosa Alberto, fai una carrellata avanti e indietro, perché proprio a vantaggio dei nostri telespettatori. Cristina. Da qui. Sta già chiedendo perché almeno chi già identifica, individua qualche moneta, poi le andremo a presentare anche con la giusta telecamera, con la nuova luce, in modo che le possiate godere. Ma se c'è già qualcosa che coglie la vostra attenzione, rapidamente potete chiamare il centralino e noi ci concentriamo nella presentazione. Certo. Abbiamo un espositore con, vedete, 5 monete del Regno di Sardegna. Le parole di Alessandro sono state precise, e ti ringrazio Alessandro perché l'hai detto, le avessimo portate, tu eri presente sia lunedì che venerdì, le avessimo portate tutte, le confermavamo tutte, ma è giusto anche distribuirle. Certo.
Andiamo a vedere l'altro, l'altro espositore, così proprio per fare una foto nello stesso modo e dimostrare l'importanza della proposta di questa sera, perché abbiamo davvero delle monete, tra l'altro anche degli inediti di questo stock, ad esempio la moneta del, le prime due, sono due monete rarissime, sono il 20 lire quadriga e il 20 lire il metto, bellissime. Io già penso a chi ha scelto i littori, chi ha scelto già i 20 lire nelle scorse settimane, qui ci sono gli ultimi 20 lire del Regno d'Italia e sono in argento. Se questi li avessimo avuti lunedì, un secondo. Figurati, chi ha preso secondo, il littore, naturalmente del metto, quasi inscindibile. Sì. Abbiamo lo scudo del cinquantenario, abbiamo due importanti monete d'oro, quella della Ratrice e quella del 100 lire su Prora. Abbiamo sicuramente di che farvi vedere. Andiamo anche un attimo avanti. Allora, pensiamo intanto sull'espositore blu, pensate al blu del mare di Sardegna e il Regno di Sardegna, quindi viene, ovviamente non esclude il Piemonte, ma il Regno di Sardegna specificatamente, anche se poi c'è una presenza di passaggio, di transizione, che è quella famosa numerazione, quei famosi valori espressi che sono assolutamente legati all'importante effigie dell'Aquila Sabauda. Quindi il passaggio proprio diventa graduale, diventa anche cronologico. E ricordino sempre, signori, noi daremo dei numeri di riferimento su ogni moneta, mi raccomando. Voglio anche chiarire una cosa importante che è accaduta anche recentemente. A parità di chiamata vince la chiamata vocale più che il messaggio in WhatsApp. Quindi se c'è veramente parità di chiamata contemporanea, chi è già al telefono con noi verbalmente ha il vantaggio di conferma. Teniamo sempre prontamente alla vostra attenzione la possibilità di vederle e di valutare assieme questa grande certezza e ricordiamo anche nell'aspetto specifico la segnalazione di quantità. Parleremo di una per, cioè quindi una volta che viene scelta questa, se vi è analoga tipologia di moneta la metteremo, la presenteremo, quindi non potremo dire di queste ne abbiamo 5-6, si va veramente a vederle una per una, è proprio a livello, e questo è lo stock, giusta definizione. Voglio ancora aggiungere una cosa importante, mentre intanto ne andiamo a gustare, a vedere e a percepire, ed è l'aspetto del prezzo. Attenzione signori, trattandosi di uno stock, l'occasione è un'occasione che ha un inizio e una fine, è un momento epocale, in tanti anni non era mai accaduto, quindi anziché dire io non l'ho pagato, benissimo, ne prendano uno in più, perché questi sono degli eventi che Bolaffi sceglie a vostro vantaggio. Avremmo potuto tranquillamente dire le acquistiamo e le portiamo al prezzo giusto e corretto di mercato. Questa occasione la stiamo rivolgendo a voi per accontentare, per fare, diciamo, dare l'occasione a nuovi collezionisti o rinsaldare vecchie amicizie. Questo sia ben chiaro. C'è un motivo, quindi leggete l'aspetto positivo della cosa, non dire i prezzi non sono scesi sul mercato. Allora, cominciamo. Okay, detto tutto, voglio cominciare perché ci sono arrivate già, pensa, so che sei tre, mi sono alziamo ogni tanto un po' mosso perché sono i telefoni, ho due WhatsApp, una telefonata sull'elmetto, perché è una moneta che immediatamente raccoglie interesse e questo mi permetterà poi di andare avanti in quel giustamente capitolo che è la certificazione. Nel 1928, signori, succede una cosa interessantissima. Chi già conosce la storia delle monete italiane sa che nel 27 fu coniato il famoso 20 lire littore, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, l'avete confermato. Il littore fu straordinariamente innovativo perché per la prima volta in Italia non si conia più una moneta da 20 lire in oro, da 6,45 grammi, ancorché chiamata marengo, ma le possibilità italiane fanno sì che si coni una moneta d'argento e il littore venne coniato con un titolo dell'argento molto alto, a titolo 800. Quel littore però subì un destino molto particolare, cioè nel 27 la gente non lo spendeva ma lo tesaurizzava, lo fondeva, perché scommetteva più sui 15 grammi d'argento che sul valore nominale. Nel 1928 la zecca del regno pose fine a questo, diciamo, fenomeno andando a coniare la moneta che ho in mano,
che è il famosissimo 20 lire, cosiddetto elmetto, e l'elmetto lo prende dal fatto che è l'unica moneta in cui il re indossa l'elmetto, quindi il copricapo del soldato, del comandante militare, e questo elmetto riporterà sul rovescio quello che rende questa moneta forse una delle più conosciute a livello mondiale delle monete del regno italiano. Sì. Cioè il fascio vittorio sulla scure su cui c'è scritto «Meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora». Sì. Alessandro, quante volte l'abbiamo sentito questo? Allora, ho visto scritto sui muri come ci ha presentato il nostro Enrico. Ricordiamo, questa è moneta autentica, originale, non sono né riconi né medaglie. E quindi la richiesta sempre, ma io l'ho vista con la faccia di Benito Mussolini, eccetera, questa è ufficialità. Esatto, questo che tu dici è giusto perché chi ricorderà l'esemplare simile ma con il volto di Benito Mussolini è di fronte a una medaglia. Il duce amava questa moneta in maniera importante, come potete immaginare, propaganda fascista. In realtà questo è un motto che si fa risalire, si dice, a un motto scritto sul fronte della Grande Guerra da un fante, più probabilmente, chissà, veramente propaganda. Allora il duce volle una medaglia che avesse sul diritto il proprio volto e sul rovescio questo. Ma non c'è la scritta lire 20, perché 20 lire può esserci solo su una moneta e non su una medaglia. Allora la moneta è autentica, come diceva giustamente Alessandro, fa parte di questo Stock Amadeus, e lo Stock Amadeus comporta quindi il fatto che Bolaffi si è presa, lo dicevo prima, la giusta e importante responsabilità di garantire l'autenticità di queste monete e di valutarne lo stato di conservazione secondo tradizione, cioè su una scala percentuale, in questo caso un 50%, quindi una qualità giusta, molto alta per lo standard di queste monete. Il certificato che viene contrassegnato con questa A di Amadeus ne va immediatamente a identificare oggi e sempre la provenienza e la storia di questa moneta, proprio dello Stock Amadeus. Ma la richiesta che io vi vado a esplicitare, Alessandro, che è sì, il lotto ce l'ho già sotto, numero ce l'ho già sotto mano, Lorenzo. 18, 18, se ricordo. 18, vado subito. Vai. Vado subito perché non crederanno alle loro orecchie, credano al numero di telefono, formino subito. 1.400 euro, proposta numero 18. Attenzione, prima si arriva... Ecco, qui non abbiamo una seconda, esatto. Non ne abbiamo una così bella. Abbiamo soprattutto, io lo dico, questa è una moneta che da sola fa una collezione, un periodo storico di grande importanza. Chi ha già scelto il littore, mi raccomando, in maniera speciale e particolare nel considerare questa moneta, che è il secondo 20 lire, e poi immediatamente, così proseguiamo di grande ritmo, perché questa è la moneta d'argento del Regno d'Italia, sicuramente, che insieme alle prime coniazioni di Vittorio Emanuele III si configura come tra le più rare in assoluto. Parliamo del 20 lire del 1936, quel 20 lire cosiddetto quadriga. Questo 20 lire quadriga fa girare la testa, sapete perché? Perché ci accompagna al 1936, quell'anno in cui, come ben ricordate forse, siamo nel pieno del ventennio, ma siamo soprattutto nel pieno della fase imperiale italiana, no? Eh sì, perché la guerra d'Etiopia, le colonie porteranno questo titolo, l'Italia avrà fame di successo e anche di propaganda in quel senso, e l'annessione, anzi la conquista dell'Etiopia porterà proprio questa definizione, ben sapete, sia sulle monete che sui francobolli, non solo, verrà proprio come definito anche in tal senso Vittorio Emanuele III, legato imperatore proprio. Attenzione signori, solo una precisazione, perché qualcuno potrà rimanere un attimo sbigottito, qui non si tratta di fare una proposta di partenza, poi la seconda chiamata che arriva aggiunge 100 euro, non è terza... cioè, esatto, perché qualcuno potrebbe dire, ma questi prezzi, la prima chiamata vede, ha in visione, la seconda chiamata, mi dispiace, non possiamo garantire trovarne un'altra a questo prezzo. Allora, così proprio perché state chiedendo di vedere tutto, vi do la quotazione di una delle monete con un indice di rarità molto alta, parliamo del 20 lire del 1936 a 3.500 euro, 50% della qualità, il lotto è il numero 20. Amanti delle monete d'argento, amanti degli scudi, amanti delle monete che avete già scelto e confermato, quel 20 lire quadriga,
quel 20 di Quadriga che adesso andremo anche a vedere illuminato come merita, perché è una moneta, ecco, la vediamo molto meglio. Questa si chiama Quadriga, sì, anche detta Impero, anche lenta. Perché? Perché esiste, come forse sapete, nelle monete del regno anche la quadriga veloce. E se il mio amico Enrico ha un'immagine del due lire quadriga veloce che è inserito nel nostro lotto delle 30 monete, ricordiamolo, a 1245 30 monete del Regno d'Italia con gli album, con le pagine. E perché è bello avere gli album e le pagine? Perché poi queste monete dello Stock Amadeus le potete andare a inserire in quegli album, perché ci sono, c'è lo spazio per tutte le monete del Regno d'Italia. E quindi possibilità ulteriore di accrescere, sì, la collezione. Collezione che si, appunto, si incontra, e questo confronto nasce proprio dallo stesso album, quindi immaginare più acquisizioni questa sera, comprese quelle 30 importanti monete. Passo marziale per il 20 lire che vediamo appunto a sinistra, invece è veramente un'imponente alzata di questi cavalli che vediamo sul 2 lire. Assolutamente compatibili. Ecco, allora, questa nota del 36, torniamo per favore sul nostro 20 lire e poi ne andiamo a mirare, certo, anche il diritto, perché qui parliamo già di una delle monete tra le più importanti di questa sera. Quindi io vorrei richiamare l'attenzione di collezionisti e di non collezionisti, perché qui si tratta di associare la grande scelta con la grande opportunità commerciale, quella che ti permette, grazie all'acquisizione che Bolaffi ha avuto, l'incarico di collocare questo stock sul mercato definito Amadeus, e esatto, che andiamo a offrire grazie proprio all'incarico che ci è stato affidato a un prezzo veramente molto, molto, a prezzi molto concorrenziali. E questo 36, eccolo qua il diritto, Vittorio Emanuele III, re e imperatore. Eccolo qui, Alessandro, ce l'ha fatta finalmente. No, lui voleva la scritta imperatore su una moneta. Nella serie che abbiamo visto settimana scorsa con le monete in nickel del 36 non c'era spazio, c'era impro. Qui invece per esteso imperatore. E allora ecco che questa moneta sarà l'ultima, segnatevi e registratevi queste parole, ultima moneta d'argento coniata in Italia. Dal 36 bisognerà aspettare il 57. Bisognerà aspettare il 57 per avere una moneta d'argento, le famose caravelle. Signori, non perdano la grande rarità a prezzi veramente di grande vantaggio. Il profilo che vedete, e soprattutto anche la stessa, come è stato rappresentato Vittorio Emanuele III, ci riporta veramente alla grande tradizione dell'impero romano, quindi anche dal punto di vista per il re numismatico non poteva che essere lui a ideare un simile progetto. Sapete l'importanza di Vittorio Emanuele III dal punto di vista proprio numismatico? Lui stesso fu grande studioso, collezionista, e ebbe addirittura, creò una serie di volumi, importantissimi volumi, ancora oggi consultati. Ci sarebbe, stanno chiedendo di vederne tante, ma noi prendiamo anche il tempo, Lorenzo, se sei d'accordo, di approfondire proprio un attimo i diversi argomenti. Mi raccomando, rimandateci e richiamateci subito su quello che state magari cercando e vedendo. Cioè, voglio rivedere la quadriga del 36 e noi andiamo a inquadrarla. Assolutamente, anche perché le richieste ovviamente si accavallano, ma io do suggerimento anche e soprattutto, mi permetto di dire, al nuovo pubblico, Alessandro, perché il giovedì sera, dobbiamo dire la verità, non c'è l'abitudine, la tradizione, no, di questo appuntamento, un appuntamento relativamente nuovo. Infatti. Ma noi abbiamo voluto premiarli, i nostri amici del giovedì, quelli che giustamente dicono, perché io non ho mai il vantaggio, io vi guardo il giovedì, e allora ecco la grande opportunità, Amadeus. Stock importante, stock affidato a Bolaffi nel collocamento rapido, i prezzi diventano di grande vantaggio, sappiate approfittarne, non rinunciate a garanzie, autenticità, certificati, la collocazione di Amadeus sarà per voi oggi qualcosa di grande vantaggio. Soprattutto per chi questi argomenti fa fatica un po' a farli propri, perché magari è la prima volta, motivo in più per confermare, perché la conferma non è un acquisto. E allora metto da parte, voglio approfondire, voglio capire meglio, me le porti, me le portate, e se state aspettando già delle monete confermate, non fate l'errore, se siete
fortunati ad essere di fronte allo schermo, di rimandare. Ne avete persa qualcuna settimana scorsa, approfittatene mentre si va a portarvene una. E chiedetela adesso, non aspettate di vedere tutti, stanno arrivando messaggi dal centralino, ma voglio vedere tutte, poi le perdete signori, quindi da subito voglio segnalare, piuttosto ne vedete una che vi interessa, la aggiungete, questo è possibile. Allora, vogliamo vedere un po' d'oro, perché sì, giustamente c'è anche quella, ma la conferma l'avrete immediatamente sulla rarità dell'argento, ecco, un dubbio immediatamente da chiarire per chi è nuovo magari alla grande numismatica è che argento o oro nella numismatica sono spesso un dettaglio. Quello che è importante è la rarità che dà il valore della moneta e poi lo stato di conservazione. Quindi non vi stupiate di vedere monete d'oro che costano meno di quel 20 lire quadriga, perché quel 20 lire quadriga, credetemi, e io di collezionisti di regno ne ho seguiti tanti negli anni, è una di quelle caselle di quell'album difficilissime da riempire. C'è chi fa la collezione dei 20 lire d'argento, sono tre. Uno si chiama Littore, l'avete già scelto, beato chi l'ha scelto, ne ho portati in sequenza due, tutte e due confermati rapidamente. E i nostri amici che sono all'ascolto che l'hanno preso, ne hanno già uno. Il 20 lire elmetto, il 20 lire elmetto è Littore, io non l'avevo l'elmetto, perché se, altrimenti non l'avrei separato, credetemi. Avessi avuto l'elmetto la sera che ho presentato il Littore, vi avrei detto da confermare in coppia, perché questa è una coppia naturale. Il peso di queste monete, la storia, il collegamento tra il 27 e il 28 è qualcosa che non... è un peccato scindere, sì. Quindi ecco che non l'avevo, quindi vantaggio oggi per chi ha l'ascolto, se ha già il Littore non perda l'elmetto, se non ha nessuno dei due, beh l'elmetto sicuramente. Prende l'elmetto e poi se ne parla in futuro. L'elmetto è decisamente più raro, ecco sì, questo va detto, sì, e infatti sì, ricordiamo nella quotazione ottima sì, per la qualità. Sono parliamo... 1.400 euro soltanto e voglio anche però ricordare proprio nell'importanza dell'elmetto, le tirature ne vennero emessi 3.500.000, che non è assolutamente una cifra, un numero elevato come tiratura. Giuseppe Romagnoli fu il grande autore, quindi richiestissimo e collezionato anche all'estero. Esattamente, voglio farvi vedere una cosa, perché eccolo qua il Littore, questa è un'immagine di repertorio della settimana scorsa. Sì. Ah, volevo aggiungere una cosa, lo stock è chiaramente in continua preparazione, ve lo stiamo portando. Se ci sono monete che non vedete stasera, ma che state cercando, chiamate, lasciate detto al centralino e vi informeremo appena disponibili. Volevo però mostrarvi una cosa, perché altrimenti le parole... Allora, questo è il catalogo, lo dico a vantaggio anche di chi magari ci segue per la prima volta. Catalogo delle monete, delle banconote, che proprio racconta la storia della lira da quando è entrata in Italia il sistema decimale nella Repubblica Subalpina con le prime monete e poi fino a quando è andata in pensione con l'euro. Qui c'è tutto, monete e banconote. Ogni moneta viene catalogata, ne vengono raccontate le caratteristiche storiche, ma molto importante, questo è il Littore, quello famoso di cui parlavamo, è il primo 20 lire in argento, ne viene indicata un punteggio. Questo punteggio indica la rarità, più è alto più è raro, quindi 17 punti è il punteggio del Littore. Se io giro pagina e incontro l'elmetto mi presenta una rarità di 39 punti, 20 punti di più sono tantissimi. Ecco, considerate che queste monete poi sono state sostituite dal 20 lire quadriga nel 36 ed ecco perché quei numeri che possono così di impatto sembrare tanti, in un'epoca in cui si va in autarchia, non ci sono materie prime, gli elmetti vengono tutti ritirati e fusi per fare le sole 10.000 quadriga impero, che infatti hanno un'indice di rarità di 80 punti. Allora, qui siete di fronte a rarità, qualità e prezzi veramente di grande vantaggio. Non perdano questa sì, bellissima, sì, diciamo questo terzetto, questa tripletto. Certo, tripletto, hai ragione, questo è il monete d'argento numismatico del re. Andiamo a vedere la moneta d'oro. Sì. E tra l'altro, signore, avete visto 6 milioni fu l'emissione, la tiratura del Littore e quindi invece i 3 milioni e mezzo sottolineano proprio questo ambito. Oro. Eccolo qua, 1912, siamo nel Regno d'Italia, siamo
in un'epoca di sicuramente molto particolare, non solo per l'Italia ma per l'Europa tutta, perché venti di guerra, crisi internazionali, da lì a poco porteranno al primo conflitto mondiale, quella grande guerra che poi viene celebrata anche dal punto di vista numismatico, ad esempio attraverso le 30 monete di Vittorio Emanuele III, su cui torneremo e andremo ad approfondire. Allora, signori, avete opportunità di scelta di uno dei due 50 lire coniati in oro da Vittorio Emanuele III. Uno dei due cosa vuol dire? Che ne ha coniati soltanto due Vittorio Emanuele III di 50 lire di grande modulo a sistema decimale. Grande modulo significa che stiate ammirando una moneta di 28 mm di diametro, parliamo di 3 cm, certo. 16,13 grammi, cioè due marenghi e mezzo, e che riporta sul diritto l'immagine dell'Italia contadina e sul rovescio, sul diritto Vittorio Emanuele III con la divisa militare, perché nel 12 Vittorio Emanuele III si presenta come comandante di un esercito. Signori, questo è un esemplare, ecco, qui forse la potenza e la forza dello Stock Amadeus vi deve arrivare, e vi deve arrivare non come un pugno allo stomaco, ma come un'illuminazione. Sì, sì. Perché stiamo parlando di un esemplare certificato autentico, garantito autentico. La percentuale di conservazione è stata valutata al 70%, quella qualità corretta per un 50 lire della Ratrice, con una richiesta che io faccio fatica a pronunciare, come giustamente mi è successo. E ti aiuto io, Lorenzo. Venerdì. Ti aiuto io, Lorenzo, perché in effetti è vero, fai fatica, lo so, hai ragione. Sono 3.000 euro con la Ratrice moneta d'oro, 50 lire, 70% di qualità. Vogliamo ricordare anche ai nuovi telespettatori il significato di qualità. Vedete una percentuale, fatto il 100% come fior di conio, ma un fior di conio che viene diciamo attualizzato, questa percentuale diminuisce fisiologicamente nel tempo. Perché? Perché il tempo che scorre va ad abbassare naturalmente la qualità, questa percentuale, non la sua importanza, questo sia ben inteso. Quindi in tal senso troviamo un concetto altissimo di qualità. Il 100% di una Ratrice praticamente è impossibile. Signori, questo è il catalogo, io lo userò molto questa sera, catalogo che vi faremo tranquillamente avere nel momento in cui sceglierete queste monete. Perché? Perché possiate leggere che 11.250 pezzi tirati per monete che circolavano. Stiamo parlando di monete che circolavano, non stiamo parlando di medaglie o di monete commemorative come le belle monete magari moderne della Repubblica. Esatto. Queste valevano 50 lire, le spendevi, ne fanno pochissime perché circolavano già le banconote, vedremo delle belle banconote coeve tra un po'. E quindi l'indice di rarità di questa moneta è altissimo, 3.000 euro di richiesta, 70% di qualità. Insistete sul centralini queste sere qui, bisogna mettersi lì finché non vi rispondiamo, e dovete avere un attimo di pazienza. Abbiamo il 50 lire della Ratrice del 12, abbiamo il 50 lire del 12 a 3.000 euro, sì. E vi voglio immediatamente mostrare, l'ho detto prima, se trovate i telefoni occupati, scusa l'annuncio, appena si libera, cioè richiamate fra un attimo, un minuto, perché staremo dietro a tutti, i telefoni stanno diventando bollenti. Non caldi, bollenti, è passato solo 40 minuti. Ma è così perché si colga immediatamente l'edizione straordinaria a cui facevo riferimento. Signori, noi davvero facciamo un grande sforzo, adesso non è che ci vogliamo autocelebrare, fare queste dirette praticamente ormai quasi tutti i giorni. Certo. La difficoltà è nell'essere pronti a offrirvi le monete che riteniamo giuste, in questo caso con grande opportunità di scelta. Rispondiamo poi tranquillamente a tutti, abbiate qualche istante perché si possa avere spazio. Allora, vi dicevo, due monete soltanto da 50 lire coniò Vittorio Emanuele III, una nel 12 e una l'anno prima, nel 1911. La moneta del 1911 è espressività di eleganza,
è Liberty assoluto. Sì. Esteticamente, poi come sempre è soggettivo, no, sai? Però qui c'è un dato di fatto, sono dei dati di fatto in questo caso sulla bellezza e sulla ricchezza proprio di questa, di questa effigie. 50 lire del cinquantenario. 50 lire coniata in occasione dei 50 anni del giubileo del Regno d'Italia. Ci sono passati 50 anni da quel 1861 e Vittorio Emanuele III lo vuole celebrare. E lo celebra andando a far coniare una moneta da 50 lire, stesse caratteristiche tecniche di quella che abbiamo appena visto della lavatrice, che tra l'altro la sostituirà, e fu coniata solo un anno. Abbiamo questo esemplare disponibile questa sera, pensate, in una qualità, e qui sì che gli amanti della qualità faranno un balzo sulla seggiola, come si vuol dire, perché qui vi devo far vedere qual è l'opportunità, e qui voglio subito misurare se il giovedì... Ma sì, cioè, se il giovedì... però adesso è il momento, allora, è signori, il momento. 60%, eccolo qua, è l'indicazione della qualità media. 20.000 pezzi sono... 20.000 pezzi sono le tirature, ridicole. 60% è lo stato di conservazione in cui si trova mediamente la moneta. Cosa vuol dire QM? Vuol dire che Bolaffi dice, sul mercato normalmente questa moneta che ha circolato, ne hanno fatte poche, quando l'anno dopo è stata sostituita dalla moneta dell'aratrice, questa moneta è stata richiamata e fusa, vedete? Chi è che si teneva 50 lire per ricordo nel 1911 o 12? È un atto d'amore, perché erano veramente una quantità di denaro importante. Quindi molte circolate, molte ritirate, qualità media 60%. Arriviamo alla potenza esplosiva della moneta di questa sera. Sì, Lorenzo, scusa, ma quante venivano regalate alla consorte, diciamo consorte, per farne un gioiello? Anche, soprattutto nelle classi sociali, ovviamente, certo, molto abbienti, vicine alla corte, che amava ingioiellare la moneta. Infatti. Ma l'ingioiellarla significa rovinarla. Significa poi finire nel crogiolo. Signori, questo esemplare questa sera... Collezione Amadeus, vieni a vederlo, dai, adesso ci stiamo 75%, 15 punti superiore alla media. Una moneta che si presenta, poi i numeri, lasciateli, fidatevi di questi numeri, ma pretendete di vederla a casa questa moneta. Certo. Venite certo al negozio di Roma, di Torino, certo, di Milano, a Verona, veniamo noi a Canicattì, a Cagliari, a Trento, a Bolzano e ovunque voi siate. Chi la sceglie questa sera, domani non potranno vederla. No, non potranno. Domani non potranno vederla, cioè è come se entrate in un grande negozio splendido. Non è che cambiano i prodotti perché non siete mai stati dentro. Vi faranno vedere le belle cose che hanno e noi ve le facciamo vedere. Vediamo, adesso. Vediamo anche il diritto. Mamma mia. Vediamo il diritto. Intanto vi do la quotazione. Sì? La quotazione 2000, signori, 945 euro il lotto numero 15. Il lotto numero 15 a 2,945, un 50 lire del cinquantenario oggettivamente straordinario. Una accoppiata che io vivrei veramente bene tra aratrice e cinquantenario. Mi dai, Enrico, come piace fare a te, il diritto, scusate, il rovescio del cinquantenario dell'aratrice? Cioè queste due monete, quella di prima vedendone i rovesci. Cinquantenario e aratrice. Quella di prima è l'8 e regione, scusa, il 16, se mi dai il 16 e il 15, i due diritti, i due rovesci, chiedo scusa, perché voglio far vedere la bellezza di questa coppia di monete, quasi una coppia naturale. Questi sono i due diritti, ma mi piace, perché quella di destra è il cinquantenario del 1911 e quella a sinistra è il 100 lire dell'aratrice. Il volto del re a collo nudo a destra e il comandante dell'esercito a sinistra. I rovesci. Attenzione, scusa, teniamo un attimo il cinquantenario, ti prego. Teniamo il cinquantenario. Il cinquantenario assolutamente, perché siamo su due chiamate. Guarda che bello, il centralino sta cinquantenario, l'8-15. Teniamolo. 2-9-45, 2-9-45 per il cinquantenario. Confermato. Possiamo salutare qualcuno? Carlo. Signor Carlo, grazie. Da dove ci chiama, signor Carlo? Da Roma. Oh, che meraviglia. Signor Carlo, un appassionato e attento collezionista, io al signor Carlo
do una spinta di scelta nel 50 della Ratrice. Lo abbiamo visto nella nostra bellissima collocazione, ma mi piace tenerlo tra le mani, perché è una moneta, ecco, voglio che prenda la luce che merita questa moneta. Perché le monete, poi mamma qualcuno mia. Dice, ma vedo dei segni. È vero, sapete cosa sono i segni anche? La patina. Questa è una moneta che se noi, non, e non facciamolo noi e non lo fate voi, la immergiamo, esistono dei liquidi cosiddetti lavamonete. Ma quella lavare le monete significa lavare via 100 anni di storia. Assolutamente. Non si fa, non lo fate mai, non la violentate la moneta, non la violentate. E allora ecco che questi segni poi dal vivo non li vedrete e godrete della bellezza del campo. Quindi il nostro amico signor Carlo, il 50 della Ratrice, l'altro 50 lire, due ne ha fatti Vittorio Emanuele III. Poi ha fatto, prendiamo la seconda moneta, fu il cinquantenario, poi venne fatto un 50 lire, venne fatto un 50 lire più piccolo, il famoso 50 lire Littore, quelli degli anni 30, quelli degli anni 30. Sì, sì. Allora, solo una cosa, signori, mi dai un attimo la telecamera? E allora, attenzione, quando chiamate, siccome le chiamate stanno diventando esponenziali, vi prego, se c'è già un interesse, indicate subito sono interessato a quella. Tanto è sempre una conferma in visione, non è farvi fretta nel comprarla. Però contemporaneamente arrivano chiamate sulla stessa moneta e diventa veramente difficile e antipatico dire a te sì o no. Si sta solo la precedenza delle chiamate. Ma mentre chiedete 20 cose, chi chiama e dice voglio quella, magari vi sta proprio togliendo quello che ancora non avete esplicitato. Scusate le note tecniche, ma... Cinquantenario la conferma. Yes, togliamo assolutamente... Okay. Allora, io voglio tenere il ritmo sulle monete d'oro, perché attenzione, però l'avete colto il senso delle mie parole. Allora, lo dico con dei numeri molto crudi. Il 50 lire del cinquantenario lo avete scelto a 2,945. Il 20 lire quadriga costa 3,500, quotazione Amadeus. Questo vi faccia cogliere la grande rarità di quel 20 lire in argento quadriga. Non siamo, scusatemi il termine, non siate superficiali, ma non vuole essere negativa la mia accezione, superficiale nel senso di rimanere in superficie, dire oro brilla val di più, certo. È la rarità quella che paga, è la rarità quella che paga. Infatti quel famoso elmetto, quel famoso elmetto che ancora al momento lì poi arriveranno tre chiamate che lo voglio elmetto, in contemporanea. Hai ragione Alessandro, ce l'hai messo quella culla del metto? L'elmetto, poi lo mettiamo tra un istante, lo riprendo in mano, anzi dammi l'immagine di queste tre, di questi due monete, 20, ah, guarda, 20 lire l'elmetto. Ma ci sono all'ascolto, grazie. Grazie, no, noi ringraziamo lui, grazie signor Luigi, sempre presente. Per la sua bella, bella e cortese presenza, perché abbiamo anche delle monete antiche da mostrare poi a chi, come il nostro amico, certo, signor Luigi. Certo. Ma anche signor Luigi, a quell'amante delle monete più antiche, prende ispirazione anche da questi grandi testimoni che poi hanno, non è che hanno due settimane, perché hanno ormai più di 100 anni, 150. Scusa Lorenzo, ecco. Sulla destra, visto che abbiamo parlato di un riferimento qui in una collezione addirittura mirata, collezione che potete far voi, dico. Il cinquantenario, andando sullo scudo, questo cinquantenario del regno venne celebrato con quattro monete. Una fu una moneta in rame, il famoso 10 centesimi, fu coniato un 2 lire che fu confermato settimana scorsa, un saluto alla nostra cara amica che l'ha saputo scegliere, e poi fu fatta la coppia del 5 e del 50. Lo scudo del cinquantenario è qui davanti a voi. Lo scudo del cinquantenario, quel 5 lire, qui collezionisti di scudi sugli attenti, perché sì, c'è un 5 lire del cinquantenario in qualità 60%, a 1.885 euro il lotto 14, ma siamo sicuri, questo io sinceramente sono quasi a volerlo controllare. I nostri io sono contento, perché siamo di fronte a momenti davvero importanti, ma 1.885 euro lo scudo del cinquantenario. 60% di qualità, è assolutamente da scegliersi. E gioco forza, chi ha saputo confermare, scusa Alberto, mi alzo io perché non ti voglio far fare veramente il...
Bella sta cosa. Va bene. Così devono sentire che manca. Allora, devono signori, volevo manca. Farvi vedere, ve lo farò vedere tra un istante. Ma in dedica a chi ha saputo scegliere il cinquantenario d'oro, io di nuovo credo che non vada dimenticato il bellissimo scudo. E adesso capirete perché mi sono permesso anche di fare questa entrata della mia mano in diretta, Alessandro. Ebbene, Lorenzo, tra l'altro lo scudo cioè, è raro altrettanto, è richiestissimo, rarità. Richiestissimo. Pensate attenzione. Che hanno, è più raro della moneta d'oro, e ve lo faccio vedere. Perché se la moneta d'oro quota 65 rarissimo. Punti di catalogo, e questo è importante, infatti, perché sì. Il pubblico, io ho 20 anni che mi adopero per spiegare questa cosa. La moneta più rara, una delle due monete più rare del Regno d'Italia, una moneta d'argento grande come l'unghia del mio mignolo, quindi il metallo è un dettaglio. Questa moneta qui un giorno magari ve la porterò, la quadriga briosa, guardate che punteggio ha, 290 punti, cioè questa moneta d'argento vale praticamente quasi 4 volte la moneta del cinquantenario che è d'oro. Ma torniamo sul nostro cinquantenario, 65 punti per la moneta d'oro. Apprezzabilissima ovviamente. Grande rarità tra le monete d'oro. Ma altrettanto raro, importante, addirittura un po' di più. Ma perché questo un po' di più? Perché lo scudo chiaramente è stato utilizzato di più, è stato rovinato di più, è stato fuso di più ed è stato conservato di meno, perché qualche moneta d'oro uno magari la tesaurizzava, sì. La moneta d'argento sostituita dalla moneta successiva veniva guarda che accoppiata. Allora io non voglio per il signor Carlo, so che ci sono state tante attenzioni sul cinquantenario, ma il 5 lire a 1885. Tra l'altro, me le ridai quelle due immagini così come mi hai dato un istante fa? Ecco. C'è un aspetto interessante. Vedete che il conio è identico, ma la serie del cinquantenario non ebbe tutte e quattro le monete con lo stesso conio. Adesso non ho il 2 lire, ma ve lo faccio vedere sul catalogo. Il 2 lire, che è questa, aveva un conio praticamente speculare con le due immagini e sullo sfondo, in secondo piano, un mercantile. Vittorio Emanuele III per il 5 e per il 50 fece modificare i coni inserendo, come vedete, no, la mia penna nella telecamera non può entrare, inserendo un bastimento, una nave militare. Diciamo un veliero, come dire, un veliero in quell'immagine, nel 2 lire, mentre un piroscafo. Un piroscafo, sì. Cioè il progresso. Il progresso, ma anche questo, la forza. La forza. Non siamo solo un popolo contadino. L'aratro, non siamo solo un popolo di naviganti, ma siamo... Io darei quasi prenazione chi ha scelto il precedente. Perché 1885 è una cornice, qualità 60%, la paghi poi con comodità, la vai a distribuire nel tempo. Queste sono le formule che poi diventano però il secondo momento. Cioè cosa succede? Che in una diretta, altrimenti non faremo una diretta, certo. In una diretta tu scegli. E in maniera privilegiata. Poi a casa, da noi, con le monete sul tavolo, ah ma guarda che erano degli scherzi televisivi, non sono luci. No, anzi, guardate che se le monete sono belle in televisione, dal vivo, sono tanto le, più belle. Le vedete soltanto in parte come belle, ma come davanti alle telecamere no, perché sentirle, toccarle con mano... L'aspetto tattile è fondamentale, Mamma mia. Allora, 5 lire del cinquantenario, sul rovescio vediamo questa immagine. Lorenzo, qualcuno domani ti dirà, ma come, io aspettavo la trasmissione venerdì, mi sono perso giovedì, mi sono perso dei pezzi. Edizione però... straordinaria. L'abbiamo anche segnalato con un noi piccolo... Noi il giovedì sera... cominciate certo. A segnarvelo perché sì. Sarà un appuntamento sì. Fisso. Cose speciali. Quindi sarà un appuntamento in cui saremo sempre presenti, ma adesso ci siamo in diretta, sono le 22, siamo al 25 maggio, questa sì. È una classica trasmissione che anche a volerla replicare non si può, Alessandro, no, perché infatti, non ci saranno più, più monete, no. Quindi sappiate essere rapidi infatti, nella scelta. Infatti. 1885 per, eccolo qua il diritto, Vittorio Emanuele III. Guarda che qualità. Allora, io ero passato, la teniamo un attimo, però guardate abbiamo i centralini già tutti alzati, sì. Io non lo so se questa moneta... Abbiamo tenuto una priorità, la teniamo ancora qualche minuto perché è scelto gesteremo la moneta d'oro. Col centralino, però adesso è chiaro che dovete essere rapidi. Alberto, ti faccio lavorare, ma tanto è fresco, quindi non mi metti quel 100 lire del fa. No, no.
fa qualcuna già. Io su quel 23 quadriga comunque Alessandro stasera. Ma assolutamente, io aspetto solo che tu mi dia là. Poi su, sai come mi piace la luce degli argenti a me? Sì. Questa luce algida, lunare, sì. Fantastica. La luna, il colore, i romani, i greci, ispiravano alla luna, selene, l'argento e al sole l'oro. Infatti. E a proposito di luce, a proposito di sole, a proposito di quella stella che dà luce e vita a tutto il sistema solare, e allora io qui sto già, non so se è all'ascolto, se c'è all'ascolto gli mando un caro saluto al Super Inge. Chiamalo anche il giovedì. Dovete. Perché chi ha saputo Alessandro scegliere, chi ha saputo apprezzare, chi ha saputo rimanere incantato da quella moneta che presentai la prima sera in cui fu presentato lo Stock Amadeus, ricordo, uno stock di monete del regno. Oh, molto bene, chi possiamo salutare e ringraziare? Signor Emilio. Grazie, benvenuto, signor Emilio. Buonasera, bella scelta quella del Metto, una moneta. Io le consiglio, se posso permettermi, in visione. Magari lo dica anche su, cioè io guardate che però non so se riesco poi a... Intanto se non mi convinco, poi non so se riesco... Si faccia portare anche quel 20 lire della quadriga, perché quello è un colpo veramente da maestro. Un 20 lire quadriga, ma davvero, io in tanti anni di collezioni di regno ne ho portate avanti, mi è capitato di vendere monete d'oro ben più rare e costose, ma aspettare un 20 lire quadriga per tantissimo tempo. Questa è l'ultima moneta d'argento coniata nel Regno d'Italia. E ha anche un significato particolare. Si aspettò il 57 in Italia per rifare una moneta d'argento, non ce lo potevamo permettere. Questa fu l'ultima moneta e fu la moneta che sostituì l'elmetto. Ma perché? Non ce n'era bisogno. Ecco perché era, ne hanno fatte pochissime. Ricordami la tiratura, Alessandro. Subito. Ne hanno fatte pochissime perché c'era già l'elmetto. Perché farne un'altra? Perché Vittorio Emanuele III, Sua Maestà, aveva conquistato le terre d'Africa, aveva conquistato i territori oltremare e voleva che ci fosse scritto imperatore sulla moneta. Ma come fare per scrivere imperatore? Ci va una moneta grande. E allora ecco che fa coniare un 20 lire, 10.000 esemplari soltanto coniati, e nel 1936 non c'era proprio più possibilità di conservarsele. Queste monete vanno tutte in fusione. Assolutamente, vediamo i 10.000. Signori, un suggerimento ancora. Dice, ma sì, mi piace, poi la sceglierò in futuro. Li prendono adesso e le paghino nel tempo. Sempre, è come sempre. Se le scegliesse in futuro, ma bloccando il prezzo oggi. Questo veramente lo vogliamo segnalare perché è un caso fortuito, diciamolo, ma è soprattutto anche stata l'abilità di Bolaffi di portare alla vostra attenzione questo stock. Quindi adesso bisogna mettere fieno in cascina, assolutamente, lo consigliamo. Poi, perché la bellezza di queste monete? Un re numismatico, non l'hanno avuto altre nazioni. Quindi questa passione per la numismatica, la scelta dei bozzetti, la scelta dell'incisore, la scelta li seguiva personalmente lui. E qui sta la grande differenza, ecco perché del mondo sono apprezzate e collezionate. Quindi al nostro gentile telespettatore, signor certo. Emilio, che ha appena scelto quel bell'argento del 27, del 28, chiedo scusa, dell'elmetto, eccolo qua, ed è un progetto anche, io veramente mi permetto di consigliarlo come progetto, sì, cioè di dire, sì, sì. Se non ce l'ha già, sceglierò poi un littore e domani lo completerò, quindi questo trittico naturale degli unici 20 lire in argento. I collezionisti di Marenghi, scusami, Alessandro, dovrebbero avere ma queste certo, tre monete, certo. Perché sono i Marenghi d'argento. E al signor Emilio, non so se è stato all'ascolto dall'inizio, se ama, come il signor Carlo, le monete del Regno d'Italia, e allora non perdetevi il gusto di darvi anche la giusta collocazione. Allora, album. Allora abbiamo gli album, abbiamo la struttura che consente di raccogliere queste monete, ma non vi vogliamo dare solo un album. Abbiamo fatto anche noi in maniera importante un grande sforzo identificando 30 monete, 30 esemplari della collezione di Vittorio Emanuele III dal 1900 a praticamente la luogotenenza, 30 esemplari di cui, ecco qui chi si è appassionato all'argento, 2, 4, 6, 8, 9 monete, le vedete,
ben schierate, pronte per essere passate in rassegna, ma non meno importanti, perché poi non ci soffermiamo abbastanza sul momento di rame. Lo faremo. I 10 centesimi. Tra l'altro il rame sta diventando apprezzato come a livello di costi. I 10 centesimi di libertà librata, i leoni, le 10 lire del 50, il 10 centesimi del cinquantenario. Lo vediamo anche là sui centesimi. La serie Impero del 39. Monete che non si ripetono nella scelta Amadeus. Non si ripetono. Chiunque, scusate, chiunque sceglie una moneta Amadeus dovrebbe dire voglio anche la collezione di 30 monete. Noi non ve l'abbiamo, passatemi il termine, imposto. Avremmo quasi dovuto, passatemi la libertà, imporlo. Guarda, ci sono la lira, il 2 lire quadriga, ci sono le briose, le lente, ci sono la prora. A quanto, Lorenzo? A 1245 euro vi arrivano le 30 monete. Due album, adesso Alessandro lo sfoglierà, sì. Due album con tutte le pagine pronte ad accoglierle queste monete. Per collocare all'interno nell'ideale situ, eccoli qua, con le capsule, vedete c'è la traccia sottostante la moneta, c'è già una leggenda, diciamo così, della moneta stessa, come in un museo. E poi aprite, sfogliate le pagine, collocate all'interno della capsula e potete poi estrarre e maneggiare come quando volete, con la giusta delicatezza, per non alterare la loro bellezza, ma... Qui c'è due album perché la collezione è totale. È molto importante, sono 30 monete sulle 57 totali di Vittorio Emanuele III. Con due album ci sarà quindi, modo di... Con 1245 già avete 30 monete, avete quella base solida di monete importanti, non meno belle, non meno importanti. Infatti. Io lo dico sempre, semplicemente più comuni di altre, perché la numismatica per fortuna è fatta di numeri, tirature, conservazioni. 30 monete così belle. 1245, due album, le pagine, il catalogo, Alessandro, dobbiamo dare il catalogo. Ma certo, perché così si impara, ci si approfondisce, si conosce, anche i nuovi telespettatori. Soprattutto. Come faccio? Ecco, vi diamo tutti gli strumenti. Ma guarda Alessandro, dici bene, ma mi piacciono queste monete, ma io sinceramente già cominciare a investire una cifra di qualche migliaio di euro per un esemplare, non so, non mi viene naturale. E allora perché non cominciare con questo bel gruppo, 30 monete, credetemi, che di valore di catalogo, tra l'altro dimostrabile, è assolutamente superiore, sì. Poi l'album, le pagine, il catalogo, assolutamente, le taschine. Questo è un bel inizio. E anche questo, non è che se telefonate automaticamente c'è un sistema che vi fa un addebito sulla carta di credito, no. Cristina vi capisce l'IBAN o niente. È una prenotazione. Tra l'altro qua bisogna proprio prenotarle perché stiamo allestendo i lotti proprio per dare supporto a questa collezione Amadeus e quindi qualcuno riuscirà a prenderle. Vi dico non tutti, perché poi avrà un momento in cui non riusciamo a accontentarvi o saremo costretti a aumentare il prezzo. Quindi questo è un buon suggerimento e lo do in maniera specifica e soprattutto a due tipologie di telespettatori. Quelli appunto che vogliono cominciare con, come si dice, dusmonto, no? Sì, dicono? Sì. Oppure chi dice, io le ho già prese le monete, e allora dove lo metto questo elmetto? Dove lo metto questo 50 del cinquantenario? C'è la taschina e c'è la collocazione già in questi due anni. Dedicata. Meglio di così. Andiamo a vederla quella, perché io ero partito con il selene, tu mi hai dato lo spunto, ero arrivato al sole, alla luce, e allora poi quando hai nel nostro espositore una moneta così grande, perché parliamo di una moneta di dimensioni, la più importante del Regno d'Italia come dimensioni, come peso, cioè il 100 lire d'oro. E quando è un 100 lire d'oro così bello, ecco. La mia affermazione, questa stella, questa luce, esce in maniera prepotente. Io voglio vedere, Alessandro, mettere un counter quanto impiega questa moneta andare in conferma. Ma guarda, potremmo scommettere, non siamo scommettitori, ma qui potremmo scommettere. No, perché qui ci sono solo certezze. Esatto. Perché grazie allo stock Amadeus, lo ripeto, che è molto importante, quello ha avuto l'incarico, il mandato di collocare sul mercato in tempi rapidi monete non di proprietà Bolaffico, questo lo dico con assoluta trasparenza, la Bolaffi ha accettato l'incarico, ha accettato le quotazioni che il committente ci ha dato e ha deciso di girare al proprio cliente, al proprio pubblico questo vantaggio. Ma Bolaffi non ha fatto un passo indietro nel dire però attenzione, io
le garanzie le voglio dare tutte, quindi do garanzia di autenticità della moneta, do garanzia di assoluta autenticità, do garanzia e do indicazione della qualità, dello stato di conservazione della moneta, e vado a quindi creare un certificato che si identifica con questo lotto, con questo logo Amadeus, che chiaramente, correttamente, la identificherà oggi e sempre. Questo è fondamentale, perché è anche corretto specificare che questa moneta nasce Amadeus, vive Amadeus, e fra 100 anni ritornerà magari in Bolaffi sempre con queste caratteristiche. Signori, questo è il famoso 100 lire del fascio. Questo è il famoso 100 lire coniato nel 1923 in occasione dell'anniversario della Marcia su Roma. Fu coniato insieme al fratello più piccolo 20 lire fascio, qualcuno lo ricorderà, l'abbiamo visto qualche volta. L'ultimo Marengo. L'ultimo Marengo. Questo 100 lire fu coniato per volontà di Vittorio Emanuele III, fu coniato proprio seguendo gli standard del sistema decimale, quindi con peso tecnico di 32,25 grammi, pari cioè a 5 marenghi, quindi 20 lire per 5, ma succede una cosa che non è mai capitata. Viene coniata una moneta il cui valore nominale è inferiore al valore reale ed intrinseco dell'oro, cioè i 32 grammi e 25 di peso d'oro 900 valevano più dei 100 lire, addirittura 4 volte. E ecco quindi la necessità di fare una cosa che, ripeto, non era mai capitata in Italia e capiterà soltanto in occasione di questa moneta e della coniazione successiva della famosa Vetta di Italia, con cui praticamente va ad associarsi mani e piedi questa moneta. Veniva venduta a 400 lire. Fu coniata col volto di Vittorio Emanuele III sul diritto e sul rovescio il fascio littorio, è una semplicissima data, ottobre 22-23. Ma questa moneta, vedete, e qui ne è la sua grande qualità, ha una luce particolare perché è opaca, e quell'opacità non è un difetto, è un pregio. Inchiniamoci davanti alla patina di questo 100 lire del fascio, perché questo 100 lire del fascio subì per la prima volta la satinatura, la sabbiatura, cioè questa ha tutti i record questa moneta. Cioè cosa succede? Succede che i primi coni presentati a Vittorio Emanuele III non soddisfano il re, perché la potenza con cui fu coniata per avere un'impronta così alta, quasi medagliistica, portavano ad avere dei piccoli sfrigli, cioè dei piccoli segni. Vittorio Emanuele III disse no. Vittorio Emanuele III disse io la voglio perfettamente coniata, senza nessun difetto. Ci dicono gli storici dell'epoca che non aveva nessun difetto, era proprio solo quella, diciamo, quel puntiglio, quell'essere maniaco delle monete a parte del re. Bene, la soluzione avvenne con un processo inedito, una satinatura che rende opaca questa moneta, è d'oro ma non brilla, ma quella sabbiatura e quella patinatura nel caso di questo esemplare è praticamente intatto, è praticamente vicino al suo stato originale. Infatti, e qui concludo perché vi ho tenuto sulle spine, ma la famosa scommessa che volevo fare col mio amico qui a fianco è che se io vi dico che la qualità media di catalogo di questa moneta è 60%, e qualcuno dirà ma com'è possibile visto che non ha mai circolato, perché questa moneta di fatto la compravi a 400 lire, potevi spenderla ma sei stato un benefattore perché valeva 100 lire. Ma veniva conservata male, non esistevano capsule, non esistevano blog, non esistevano album. E quindi moneta su moneta da contatto spesso riporta dei segni, e questo giustifica, lo facciamo vedere, il 60% di qualità media di catalogo. Ne furono coniate solo 20.000. Solo 20.000. Non furono vendute tutte 20.000, quindi nasce rara all'origine. Pronti con i telefoni, con i WhatsApp, con i messaggi. Sì. La qualità di questo esemplare, allora, esatto, che mediamente sul mercato è disponibile a 60, si presenta con un prepotente enorme, superiore, assoluto, apicale, 75%. Io ho detto tutto, Alessandro, ma non dico io il prezzo perché... Lo dico io perché non ti torna. Ogni volta che guarda il prezzo, Lorenzo va, comincia a cercare nei vari fogli, ce l'avremmo scritto giusto o sbagliato. Lo dico io, sarò... Assolutamente. E soprattutto, signori, attenzione, una chiamata, sì. Prendetevi la responsabilità di lasciarla.
di lasciarla, se la lasciate non la troverete mai più così, mai più così. 5.530 euro la proposta numero 17, numero fortunato. Numero fortunato. Mamma mia. Allora, signori, qui veramente le parole, persone magari tecniche all'ascolto avrebbero sarebbero stati sufficienti tre dati per dire la prendo. Ora, noi non possiamo sapere chi c'è in questo momento all'ascolto, ma ci avete già dato dei forti segnali con la vostra presenza. Mi raccomando, sul 100 lire, sul 100 lire fascio, prendano atto di questo giorno, di questo momento e dire io c'ero, la voglio vedere. In questo momento dite sono io che scelgo se acquistarla o meno, voglio la prelazione in quel senso, sì. Voglio confermarla per dire io decido poi. Gli altri arrivano dopo e gli altri la perderanno. È la prima moneta commemorativa italiana perché nasce proprio con l'obiettivo di commemorare e non viene spesa. È di nuovo un salto epocale importante. Io ho fatto prima una piccola provocazione e davvero mi piacerebbe che questa moneta accompagnasse la bella conferma che c'è stata sulla vetta d'Italia della prima puntata in cui abbiamo presentato Amadeus, perché anch'essa in grande qualità, questa addirittura vado a memoria, ma vicino o superiore, è una coppia quasi naturale. Ma chi l'ha persa quella vetta d'Italia non cade, come si suol dire, male, cade non in piedi, in strapiedi, perché a 5.530 euro, questo 100 lire del fascio, ma davvero io non, su questa moneta, a differenza di altri casi, non ci sto tutta la sera. Io, se non la capite, scusatemi, se non l'apprezzate e se non fate quella giusta per voi, attenzione, io la tolgo e la porto domani. Sì, io Lorenzo voglio segnalare, no, ma voglio segnalare ai tele, uso il plurale, ma ai telespettatori di Biella, voglio segnalarlo perché c'era stato un precedente di passione, guarda, proprio. Guarda, tra l'altro. Allora, stessa patina, sì, poi le uniche due monete con la patina. Certo, e questa sabbiatura televisivamente fa proprio quell'effetto di rilievo che sembra depositarsi sulle gocce, sulle guance, no, delle reve. Poi la sabbiatura, gli amici della Sicilia, abbiamo, se non facciamo nomi, però potremmo, ma qui va chiamata tutta l'Italia, l'Italia intera, una sola chiamata. Mettimi il prezzo, guarda, sottovoce. Siamo 30 secondi in silenzio, sì. ce la godiamo insieme a voi. Sì. Ma aspettando, perché i WhatsApp di interesse che state mandando, grazie, i complimenti che state mandando, grazie, ma fatele voi stessi i complimenti dicendo guarda che sono stato veloce e rapido, perché ho saputo, ecco, scegliere quella moneta che da sola è la prima moneta da 100 lire del 1923 che stravolge e cambia completamente tutti gli schemi. Di lì in avanti non si faranno più monete d'oro da 100 lire che possono circolare. È la fine del sistema decimale. Pensa Lorenzo quando ricorderanno, è meglio che non lo ricorderanno questo prezzo, lo ricorderà solo chi la sceglie, con piacere. Assolutamente, ma sai cosa mi dispiacerà forse, ma non credo, la telefonata, di chi la farà domani la telefonata, dicendo ma io sì. Ieri sera poi ho pensato di chiamare domani mattina, questa moneta io la blocco. Certo, riservo. La blocco, la riservo a domani sera. Domani sera lo sapete, la diretta consueta del venerdì ci sarà. Non so che cosa riuscirò a portarvi di Amadeus, ma io un 100 lire così. A questo prezzo ne faccio un punto d'orgoglio, certo, personale. Io non lo metto a disposizione della rete vendita domani, quindi basta, intanto chiamo Marco, chiamo Vincenzo, chiamo Pietro, chiamo Alessandro, me la faccio portare poi da lui. No, io dirò no. Da in visione venerdì sera, perché chiaramente è giusto che ci sia la platea. Ma stasera siete all'ascolto, ci siete? E allora non perdete tempo, scusate, sorry, please, così come non perdete tempo su quel 50 dell'aratrice, ma andiamo a vedere delle altre monete, così poi abbiamo anche modo di passare a vedere, guardate, una serata in cui di cose da vedere ce ne sono veramente, scelta, veramente tante, abbiamo lo scudo di Vittorio Emanuele I, adesso ci arriveremo a vederle tutte, ma guardate, io questo fascione lo tengo tra le mani e poi veramente passiamo ad altro, perché
mi trovo veramente, mi trovo veramente in difficoltà nel non sentire la conferma su questa moneta. Io mi trovo veramente in difficoltà. È una chance anche perché data la storia della stessa Volaffi nel parlare di certe monete, di certa importanza. Guarda che cogno alto, vedi? Guarda, molto alto, quindi ecco perché richiese la sabbiatura. Andiamo avanti, perché evidentemente volete che siano sempre gli altri ad arrivare primi, è una scelta, ci mancherebbe, poi siate voi a decidere. Allora abbiamo anche, a proposito, eccolo qua, guarda, questa è la dimostrazione proprio storica, questo è il 100 lire che adesso vi mostro, che dovette risolvere il problema. Qual era il problema? Che nel 1923 Vittorio Emanuele III vuole una moneta da 100 lire, abbiamo parlato tanto, non mi ripeto, e viene coniato il fascione, l'anno dopo, nel 25, anzi la vetta d'Italia, ma monete che di fatto non possono circolare. Vittorio Emanuele III dice, tanto ci sono le banconote che circolano, che bisogno c'è di monete d'oro? Non importa. E importa sì, cari amici, perché in Italia andavano bene le banconote in cui c'era scritto 100 lire, un pezzo di carta, te lo devi far piacere. Ma i nostri amici della Repubblica Francese, i nostri amici spagnoli, tedeschi, svizzeri, dicevano non ho amico mio, io voglio moneta sonante, quindi se mi devi pagare, mi devi pagare in oro. Ed ecco che l'Italia quindi coniera delle monete d'oro da 100 lire, da 50 lire, ma non rispettando più gli standard del sistema a base marengo, quindi non più 32 grammi e 25. Viene coniato un bellissimo 100 lire, esteticamente chiaramente legato a quegli anni, lo andiamo a vedere, del 1931, è il 100 lire cosiddetto Italia Suprora. Eccola. Nel nono anno è Alessandro Dell'Erta. Sì, il nono anno, vedete, scritto in basso, ci permettiamo anche di estendere un attimo l'argomento per i nuovi telespettatori. Vedete l'anno indicato che abbiamo appena citato, ma al di sotto quel nono, poi EF, proprio indicato anche questo aspetto che, come un po' accade dopo la Rivoluzione Francese, no? Si riparte addirittura col calendario, guardate, e questo viene segnalato anche dai testimoni della storia che sono le monete, che è la numismatica. Un'effigie che ancora ci riporta, con questa Italia Suprora, ci riporta un'immagine che indubbiamente attinge alla tradizione dell'antica Roma, la stessa veste così plissettata di questa divinità, la fiaccola tra le mani, è un tema che vuol legare, no, il ventennio a quello che è stata la potenza dell'antica Roma. E questa è una moneta che, appunto, diceva Lorenzo, dimostra ancora la sana bellezza, sana in senso proprio estetico, di quello che è l'effigie stessa, con Vittorio Emanuele e il nodo Savoia al di sotto, sempre per segnalare comunque, in modo magari un pochino meno definito, un pochino più colto, l'appartenenza al casato. Eccola qua, una moneta che la qualità le dà tutto al merito che giustamente l'immagine ci regala, perché parliamo di un 80% di qualità, con una richiesta di 1.600 euro per il lotto 19. In oro. Parliamo di 8,8 grammi d'oro, 24 mm circa di diametro. E il 100 lire Italia Suprora del 31 a 1.600 euro. Stock Amadeus, signori. Stock che andrà a esaurirsi. E un giorno vi diremo, e credo con questo un giorno ritmo... non lontano, eh. Non lontano, signori. Ve lo ricordate lo Stock Amadeus? Beato chi si è dato da fare, perché noi stiamo facendo gli straordinari, l'edizione straordinaria è proprio intesa come mettere in condizione più persone possibili di accogliere questa opportunità. Volaffi ha avuto l'incarico, sta collocando sul mercato questa importante accumulazione, questo stock di monete del Regno d'Italia e di Sardegna, e lo fa con da parte vostra la possibilità di accogliere quotazioni davvero di grande vantaggio. Noi facciamo la nostra parte, voi, se vi fa piacere, siate attenti e curiosi nel poter dire ma io una la valuto, una la metto da parte, una la voglio vedere e valutare. I pagamenti anche per queste monete vale il discorso tipico, deciso da parte vostra d'acquisto, stabilirete con il nostro funzionario, con il nostro direttore di negozio, qual è il programma più comodo per le vostre geometrie di pagamento. Dice, ma ci sono le celestate alle porte, le vacanze, posso pagarle poi una parte a settembre, dopo l'estate, una parte a fine anno? C'è la possibilità di mettersi d'accordo. Quello che non può succedere è
il rimandare passaggi così importanti. 100 lire Italia sopra, l'abbiamo visto. Alessandro. Ci sono, stanno chiamando sugli scudi, stanno chiedendo scudi, i marenghi d'argento che sono gli scudi. Alessandro, il popolo chiede scudi. E noi gli daremo anche scudi e sesterzi. Allora, guarda a proposito degli scudi, lo diamo immediatamente nella nostra migliore visione possibile. Andiamo proprio in culla? Sì, andiamo in culla, perché noi abbiamo anche in questo caso cercato di migliorare sempre più la presentazione delle monete, perché le possiate apprezzare già in visione durante la televendita. Sì. Poi, del resto, l'abbiamo detto, dal vivo è tutta un'altra cosa, è normale. E visto che non costa nulla e tutto sommato il rischio, passatemi il termine, ce lo prendiamo noi, la benzina, il consumo delle certo. gomme, la sveglia prestata, il tempo lo mettiamo noi, ma non perché siamo, come si suol dire, dice, vabbè, guarda che brava gente, no, è il nostro mestiere. Facessimo un altro mestiere, allora dice, vabbè, devo ritagliarmi del tempo anche per quello, ma i nostri funzionari sono, e questo è il segreto, a distanza di magari di 45 un'ora di tempo in auto da casa tua, perché ne abbiamo in tutta Italia, oppure abbiamo i nostri negozi. So che a te piacciono tanto gli scudi, moltissimo, ti lascio la parola, allora, su questo, grazie, ti ringrazio, lo vediamo. In realtà abbiamo già, mi ricordo ancora, abbiamo ancora quel 5 lire del cinquantenario, mi raccomando. Qui invece siamo nel 1820, ci troviamo, vedete come agghindato, come acconciato questo Vittorio Emanuele, però ancora con la leggenda è la scritta nel giro della moneta in latino, ed è il regno di Sardegna, anche perché ci vogliono dei decenni prima che si farà l'Italia e ancora di più prima di fare forse gli italiani. Ma stiamo proprio, come si vuol dire, sul pezzo, perché Vittorio Emanuele I, 5 lire, attenzione, andiamo a identificare anche un tipo, il primo tipo, 1820, è la proposta numero 7, con un 30% di qualità. C'è una forte attenzione sulle collezioni di scudi, addirittura europei, di cui ovviamente l'Italia ne fa pienamente parte, una sorta, attraverso poi anche quella che è stata e sarà l'Unione Latina, ma c'è una sorta di scambio, di interscambio proprio sulle dimensioni e sull'intrinseco d'argento. Quindi anche qua ricordiamo una portata decisamente importante, scusate il gioco di parole, in questa scelta. Una chiamata soltanto, 2160 euro con un 30% di qualità. Mostriamo il dritto in questo caso e il rovescio. Il rovescio ci porta all'estensione dello scudo, scusate, scudo anche, ma del simbolo araldico dei Savoia, decisamente più esteso di quello che sarà poi il quarto con il conosciuto simbolo appunto della croce. Collare dell'Annunziata esaltato come non mai, che accompagna questa la forma araldica e la corona che la sormonta. I diversi titoli con cui sono fregiati i re di Sardegna, ovviamente la dinastia Sabauda, siamo a 2160 per intenditori, ma non solo, perché questo potrebbe essere un pezzo mancante già in una bella collezione. E chi colleziona scudi fa benissimo ad avere tale scelta e ad approfittare di questo e dell'altro, perché sono veramente i competitor con le monete d'oro, come valore, come apprezzamento e come collezionismo, ovviamente. 2160, una sola chiamata. Allora, e poi ancora, allora facciamo una cosa. Sì, vediamole anche. Vediamole un po', andando anche un po' più rapidi nel nostro eloquio, poi torniamo nella visione, anche perché abbiamo di... Una conferma sulle 30 monete. Grazie. Attilio, buonasera, benvenuto, complimenti per le 30. Ed è nuovo, ci segue da tempo, ma non ha mai fatto il passo, detto stavolta non posso star fermo. Scusami Alessandro, 30 monete, no? Sì. 30 monete così importanti del Regno d'Italia, mettiamole tutte e due, tanto sono piccole. 30 monete così importanti del Regno d'Italia di Vittorio Emanuele III. Quando tu andartela a cercare una per l'altra,
vai tranquillamente a superare una spesa di oltre 2.000 euro. E impieghi tanto tempo. Non le trovi belle. Sulla qualità. Non le trovi in qualità. Poi non sei sicuro che siano autentiche. Ecco. Poi ti poni il problema dove le metti. Fatti. E poi allora hai bisogno di comprarti degli album. Certo. Hai bisogno di comprarti delle pagine. Allora ti compri magari quegli albumini con le paginine in plastica. Quando invece ti trovi una bolaffi che ti dice 1245, ti do 30 monete, cioè praticamente quasi più della metà della collezione completa di Vittorio Emanuele III. Certo. Ti do di questa collezione non solo, ancorché di grande rispetto, le monete in rame o le monete in nickel, ma ti do addirittura le monete in argento, te ne do 9. Ti do 2 album, ti do tutte le pagine necessarie a raccogliere le monete. È chiaro che il signor Attilio ha fatto bene a dire 30 monete le scelgo. Poi, se avrà piacere, il signor Attilio potrà dire aggiungo magari quello scudo del cinquantenario, aggiungo, perché no, il fascione, il 100 lire Italia Suprora, comincio a mettere una moneta d'oro, il 50 lire lavatrice, ma dai, io non ci credo. Esatto. C'è proprio da togliere. Ma guarda, è un po', sai Lorenzo, come se fosse la prima, in un certo senso, trasmissione su una nuova emittente, una nuova realtà. Quindi siamo abituati a certi ritmi, ci fa piacere, ma ci fa piacere anche questa riflessione. Ma la riflessione non sia poi sterile. Sappiano veramente approfittare di questo in questo momento. Tra l'altro poi potrete studiare quelle, dice, ma guarda, mi manca quella, ma quante ne ho ancora da prendere? Molto meno di quelle che scegliete adesso con questa prima vostra conferma, che è veramente una base ideale. Quindi ci rivolgiamo anche al nuovo pubblico che magari dice, ma sai, fare il passo sul... andrebbe fatto comunque, però in modo soft, conoscendo. Quindi grazie per chi ha saputo. Grazie, il catalogo lo diamo in omaggio. Ho compreso. Sì. Ormai l'abbiamo detto, Lorenzo. Vai, stasera è la festa. L'edizione è la festa del regno stasera. Festa del regno per voi. Cristina, volentieri, assolutamente facciamo rivedere una. Anzi, facciamo vedere anche una carrellata. Per noi abbiamo parlato di carrellata, Lorenzo, ma non siamo stati di parola molto sulla carrellata. Regno di Sardegna, vediamolo. Regno di Sardegna, lo vediamo. Abbiamo appena visto Vittorio Emanuele I. Adesso andremo a vedere poi due monete d'oro che sono veramente meravigliose, ma abbiamo di Carlo, eccolo qua, dai, inquadrami questa moneta, per favore, perché abbiamo un bellissimo 2 lire di Carlo Alberto, un 2 lire di Carlo Alberto, quindi stiamo parlando di una moneta del 1844, Carlo Alberto di Savoia, Carignano, che si ritrova, insomma, anche lui, dopo l'abdicazione di Carlo Felice, a guidare questo regno di Sardegna. E fu un re assolutamente lungimirante, anche innovatore, lo fu con l'introduzione dello Statuto Albertino, quindi un po' costretto anche dagli eventi. Questa moneta è stata coniata 4 anni prima del 48, il famoso 48, i voti rivoluzionari. Esatto. Eccolo qua, un esemplare che dà dimostrazione di come agli scudi d'argento si deve e si può affiancare anche i bellissimi esemplari, come in questo caso di 2 lire. Sì, al 25% di qualità e a 1100, ma ci hanno chiesto anche i prezzi. È giusto. Probabilmente ha un vantaggio anche chi come pubblico, in apparenza solo, ma nemmeno, dipende, magari ha già un po' di familiarità con noi, dice guarda, a questo prezzo lo prendo al volo nella carrellata. Ma va bene, è giusto che noi seguiamo le vostre richieste. Proposta numero 9, 1100 euro. Anche in questo caso potremmo apprezzare il rovescio. Il rovescio è favoloso perché queste monete ovviamente hanno avuto un ciclo di vita molto importante, hanno circolato tanto, quindi trovarle già un atto di davvero difficoltà estrema, trovarle così belle, trovarle così ben conservate e quindi ecco che di nuovo questo 25% dimostra la severità assoluta dei nostri periti a fronte di una moneta che è conservata in maniera straordinaria, lotto numero 9 a 1100 euro. Ecco, questa di nuovo da affiancare a quelle belle collezioni di scudi. Andiamo a vedere l'altra bella moneta d'argento che abbiamo qui, perché ne abbiamo parlato prima, perché nella collezione, nelle 30 monete, signor Attilio, per esempio, che ha scelto, abbiamo parlato dell'Aquila Sabauda, della lira dell'Aquila Sabauda, che fa già parte della collezione. Ma è possibile andare a scegliere il 2 lire, guardate che bello che è il 2 lire, 1800,
Non puoi, Lorenzo, non ce la fai, stai leggendo il prezzo, cioè, non il prezzo, stai leggendo l'anno come fosse il prezzo perché è giusto sia così, ma non è così in questo caso, perché è vero che l'Aquila Sabauda è 1906, è ma tu hai presente un 1800 euro, mi ha portato apposta, stasera Alessandro vieni, fai arbitra sui qualità. Prezzi. Qualità, 50%, dai. Il prezzo. 890 euro, 890 euro. Attenzione a quella patina, signori, a quella patina, fa parte della storia. E attenzione, dice, ma guarda, mi sembra un po'. Allora, 50% di qualità vi segnala che quella è una patina e non sono un qualcosa che è stato mal maneggiato, se avrebbero dato il 20%. 50% i nostri severi. Esperti che hanno valutato una per una queste monete. Una per una queste monete, benissimo, benissimo. Allora, andiamo a vedere anche il diritto. Sì. Andiamo a dar giustizia a questo Vittorio Emanuele III, giovanissimo, che ha scelto il cinquantenario, lo vedrà già più maturo, nell'elmetto addirittura quasi anziano. Qui è giovanissimo, ha poco più di 30 anni. Lui sarà al trono nel 900, a 30 anni, qui abbiamo detto che siamo nel 906, quindi ne ha 36. Ed eccolo qua che si presenta nella sua prima coniazione. Lo scudo dell'Aquila Sabauda d'argento è una delle massime rarità della collezione. Incuriositevi, appassionatevi, chiedeteci, ma fatelo avendo bloccato prezzi di grande vantaggio, di qualità assoluta. Lo Stock Amadeus è un'occasione unica, irripetibile e ad esaurimento. Andiamo pure avanti, sì, chiamate, continuate a dire, andate avanti. Abbiamo due monete d'oro del Regno di Sardegna. Vanno fatte vedere che, assolutamente. Tra l'altro appunto con un grande, sono due inediti si può dire, perché abbiamo i mezzi marenghi di Sardegna, che sono esattamente due e li abbiamo tutti e due. Andiamo a vederli. Guarda che cos'è. Mamma mia. Qui dovremmo obbligare alla coppia. Sì. Non siamo così, ma dovremmo veramente fortemente invitare alla coppia, cioè non separate ciò che... la storia è unita, ovviamente una cronologia, ma anche la ricerca proprio di questi dieci lire. Gli amanti delle monete d'oro, coloro i quali ne hanno fatto una idea giusta, condivisibile, di collezione, quindi hanno selezionato nella grande raccolta comunque un percorso e hanno detto mi piacciono i marenghi, li ho scelti, mi piacciono i 50 lire, li ho scelti, mi sto adoperando per quanto possibile nella scelta dei 100 lire, ma i 10 lire, i mezzi marenghi, moneta di rarità assolutamente superiore ai marenghi, e questo ne è dimostrazione sempre come solito dai numeri, sì. Noi abbiamo il 10 lire di Carlo Alberto a sinistra del vostro teleschermo del 1833, è il primo 10 lire coniato in Italia, signori, perché Carlo Alberto fu l'innovatore, ma vi rendete conto della grande opportunità che vi stiamo dando? Cioè, questa è una numero uno, Alessandro. Esatto, è il numero uno e credo che anche, parliamo di emozione, ma parliamo anche di praticità nella scelta, parliamo di dire, no, un attimo, io, ok, tutto il regno va bene, ma voglio anche i numeri uno. I numeri uno per vari motivi, vuoi la grandezza, vuoi il significato storico, ecco, in questo caso significato storico, 1670 euro, per la proposta numero 10 di Carlo Alberto, il 10 lire chiaramente quella a sinistra del nostro teleschermo. Allora, diamo i numeri. Sì. Il marengo di Carlo Alberto viene coniato, ospiti carissimi, in numero 1.913.000 esemplari. Perché adesso io qua mi faccio... professore, scusatemi. Un marengo di Carlo Alberto, dammi una telecamera Alberto. Caro Alberto, non Carlo, un marengo di Carlo Alberto che tutti voi avete, o molti di voi avete, o cui molti di voi potranno ambire, è stato coniato in 1.913.000 esemplari, 1.913.000 esemplari. Carlo Alberto, vi dicevo, rinnova il sistema e dice non devono esserci più multipli del marengo come 40 e 80, come faceva Carlo Felice e Vittorio Emanuele I, ma voglio innovare, quindi il 40 lo faccio diventare un 50, l'80 lo faccio diventare il 100 e introduco una novità assoluta mai fatta prima, il 10 lire.
ma le novità si portano sempre in punta di piedi. E allora il 10 lire si va a fare una coniazione di soli 72.298 esemplari. Allora, se qui all'ascolto c'è colui il quale 115 punti di rarità sia è entrato nella giusta consapevolezza che stiamo parlando di numismatica e non di monete di borsa a cui il valore è dato dall'oro, dal contenuto fino di oro, di argento, quello che è, e ha capito che la grande numismatica offerta con condizioni di prezzo così vantaggioso non si deve perdere, capisce che un 10 lire di Carlo Alberto lo conferma non subito, immediatamente a questo prezzo, perché sta scegliendo un numero uno, il collezionista che ha scelto il Penny Black, che ha scelto la numero uno nell'ambito della filatelia, è uno che deve scegliere il 10 lire di Carlo Alberto, in quel percorso tutto personale in cui dice io non faccio una raccolta ma scelgo il numero uno, lo diceva Alessandro prima, a questo prezzo, il 10 di Carlo Alberto. E il 10 lire di Carlo Alberto fu il primo, il secondo 10 lire lo vedete a fianco, quello di Vittorio Emanuele II, che nel 57 è ancora re di Cipro, di Gerusalemme, ma soprattutto re di Sardegna, e poi lo sarà d'Italia, e quindi lo vediamo in una bellissima moneta che in qualità, pensate, 35% di qualità, quindi assoluta, sì. Viene proposto, Alessandro. 2000 e... No, sì, 2008, scusami. No, guarda, dovete riuscire veramente a leggere, nel bello della diretta, vieni, perché se no facciamo... allora, il bello della diretta, la realtà di questi momenti. Ha detto, faccio il professorino, non fa il professorino, è una grande esperienza. E come ho sentito parlare di 2000, no, ha detto, non è possibile. Quindi cercate di leggere veramente in questa forma espressiva un significato vero delle cose. Forse non c'è bisogno di dirlo, ma in questo caso passi veramente anche un messaggio a chi magari ha meno familiarità in tal senso. Ripetiamo bene, 2.080 euro chi ha scelto i Marenghi. Chi ha scelto i Marenghi di Vittorio Emanuele prima e dopo l'unità. A maggior ragione prima dell'Unità d'Italia, questo il collo lungo, no? Che conosciamo, ecco, qui veramente va a rafforzare, cioè io colleziono solo i Marenghi, ebbene il mezzo Marengo entra e rafforza la collezione. Ma qual è la qualità? Scusami, io su questo Stock Amadeus l'ho detto, grande qualità, i nostri periti, l'ho detto, noi abbiamo assolutamente deciso di accettare il mandato, ci siamo presi l'incarico e la responsabilità di certificarne autenticità e qualità, ma devo dire che i nostri periti non si sono risparmiati nella serietà. Il rovescio della moneta di sinistra, che è quella di Carlo Alberto, viene offerto al 25% a 1670, ma dove dobbiamo andare? Ma finiamola la trasmissione qui se non c'è conoscenza e volontà di apprezzare questo sforzo. 1670 per il primo 10 lire in oro, e non sceglierlo, a 167 euro al mese, sì, pagalo, esatto, come vuoi, esatto. Ma non lo perdere. E il 10 lire di Vittorio Emanuele II ha una qualità e una rarità leggermente superiore, un prezzo leggermente, ma di leggermente, proprio leggermente, ma non tanto paragonato al 10 lire, ma proprio rispetto a quelle che sono le quotazioni. 2.080 euro. Anche qua 200 euro al mese. Lascio 80 e poi pago 200 euro al mese per 10 mesi. Possibilissimo. Possibilissimo, sulle quote vi metterete d'accordo come più vi conviene, ma come meglio è per voi, però l'importante è cominciare a entrare o a fermarli su quei, diciamo, quei mancolisti, quei momenti che cercavate da tempo, anche come sono delle tipologie stasera di monete che non è che abbiamo sempre presentato, mancavano. Guarda, a proposito del numero uno, sì. Poi parliamo anche di, certo, abbiamo anche a Franco Boli, abbiamo banconote che tanto vi piacciono, e a questo punto io vi dico, non prendete, ci mancherebbe, come un atto di scortesia, ma le cose che non andranno confermate questa sera raggiungeranno quel pubblico
che sarà probabilmente Alessandro un po' più abituato a seguire la trasmissione del venerdì, ma è ovvio. E quindi sarà felice del fatto che stasera magari non lo sapeva e non ci ha seguito. Certo. Ci aspetta domani e troverà. Ma chi è fortunato all'ascolto? Chi è fortunato all'ascolto, e ci torniamo, quel 100 lire del fascio, quel 5 lire del cinquantenario, questi 2 10 lire, quel 50 lire dell'aratrice, quel 100 Suprora, e io non lo so perché non arrivate a vederli, perché non arrivate a chiederceli, perché non arrivate a confermarci. Guarda, facciamo questo, vuoi vedere una prova ascolto? Dai. Guarda questo 5 lire d'oro. Perché abbiamo parlato di scudi. Va bene, ok. 5 lire scudi. Sì. Abbiamo parlato di numero 1. Sì. Allora, sì. C'è un'altra numero 1 in Italia, datata 1863. C'è Vittorio Emanuele II, sempre lui, ma in questo caso non è più re di Sardegna, è già diventato re d'Italia, lo è da 2 anni. Vittorio Emanuele II decide di fare un tentativo, cioè quello di sostituire lo scudo d'argento con una moneta d'oro. E quindi lo capiremo molto bene appena poi ci darà il rovescio la nostra regia. Certo. Perché questo che stiamo vedendo è il primo, e ascoltate bene, è unico, il primo e unico 5 lire d'oro coniato in Italia. Cioè si decide di fare una moneta che pesi un quarto del marengo, quindi esattamente, se volete farlo con una calcolatrice, 1 grammo 61, moltiplicato per 4 e fa 6 grammi 45. Quindi è un 5 lire d'oro. Vittorio Emanuele II poi questo esperimento lo manderà in pensione immediatamente, proprio per un problema pratico, c'era una moneta d'argento dell'epoca che veniva coniata con stesso peso e dimensioni e quindi spesso bagnata in oro, spacciata per questa moneta. Non andava bene. Allora signori, 5 lire d'oro. Alla qualità 40%, 5 lire d'oro al 40%, a 660 euro. Prova d'ascolto. Allora, se non è una prova d'ascolto questa, quindi Alessandro, noi possiamo passare vediamo altro, se non c'è la giusta attenzione. A 660 questa moneta non stia un istante in più. E il secondo che arriva non la può confermare perché non ce n'è un'altra. È il 5 lire di Vittorio Emanuele II, primo e unico esemplare. La tiratura, tra l'altro, proprio a motivare quella necessità poi di cambiare passo, perché addirittura venivano fortemente falsificate, come già indicato, non arrivava nemmeno a 1 milione. 605.000, Zecca di Torino, eccola qui, 900.000. Vedi che ci siete. Minuto, ci siete. Allora, scusate, ti posso salutare, Cristina? Edmondo. Oh, un saluto carissimo. Edmondo, come sta? Ah, è lì, ok. Edmondo, complimenti, grazie, ben trovato. E allora, vedi l'attento telespettatore. Sì. Non si perde una trasmissione, credo. Vabbè, è scelto benissimo. Fa immenso piacere. E allora, io lo voglio dare una piccola provocazione a chi sta e sa essere attento. Allora andiamo a rivedere queste monete dello Stock Amadeus, perché le abbiamo quasi individuate tutte, alcune sono già andate in conferma, qualcuna conferma non ci ha stupito, anzi ce l'aspettavamo. Devo dire che le non conferme di... Ma le posso chiamare Enrico, me le dai già nella culla? Non ti vedo spaventato, Alberto. Allora, le abbiamo? Sì. 50 lire dell'aratrice. 50 lire del 1912. Avete scelto, complimenti, il cinquantenario. Ve lo porteremo in visione. Deciderete se acquistarlo, deciderete come pagarlo. Vi manca il 50 lire del 1912? Lo avete inseguito qualche settimana fa e vi è scappato? Siete fortunatamente all'ascolto. Quotazione al 70%, sì. Stock Amadeus. 3.000 euro è la proposta numero 16, 3.000 euro, una chiamata signori, una chiamata, 1912, top lot questo, uno di top lot. Cinque, assolutamente, guarda vado un po', sì. 5 lire del cinquantenario, scudo del cinquantenario del Regno d'Italia, numero di catalogo di lotto della serata 14. Quel meraviglioso scudo che accompagna la moneta in oro che è andata in conferma. E qui sinceramente un po' mi stupisce che chi ha saputo scegliere la moneta d'oro
considerando anche il livello di rarità superiore dello scudo, l'abbiamo spiegato, non mi sia attento a 1.885 euro il lotto 14, lo scudo del 1911. Collezionisti di scudi, tutti a controllare, ma non controllatele perché lo sapete, vi manca lo scudo del cinquantenario. Chi è attento a questa bellissima serie dell'11 non perda l'accoppiata con la moneta d'oro. Andiamo a vedere a questo punto, quel 100 lire che è il lotto numero del 31-19 all'80% di qualità, 1.600 euro. Allora, all'amico Edmondo, e qui sì. mi faccio io, come si dice, portavoce ulteriore, che ha scelto, sono sicuro, quel bel 5 lire come numero 1. Ecco, questa è la, se quella è la prima, è il primo e unico 5 lire, questo è l'ultimo 100 lire d'oro che ha circolato in Italia, l'ultimo 100 lire in oro. Abbiamo parlato del fascione commemorativo, della vetta, questa è l'ultima moneta d'oro che circola in Italia. Non è che poi bisognerà aspettare degli anni perché ne circolino delle altre, perché se per l'argento dal 36 poi al 57, al 58, perché quella del 57 fu la prova, si realizza una moneta d'argento che circola, monete d'oro in Italia ne hanno coniate, sì, nel 93, ma non hanno mai più circolato. Questo è l'ultimo 100 lire che ha circolato in Italia. E lo perdete a che cifra, Alessandro? Aiutami. Subito. 100 lire del 31. Arrivo subito. 100 lire del 31 Italia Suprora, solo, qua ci vuole, solo, è già comparso, 1.600 euro qualità, 80%. Dai. Allora io... lì c'è scritto 1600, non è un, hai detto 1600 o 1800? No, 1600, 80%. Ah, scusa, io questi due, scusa, sembra no, una, verità, sembra cabaret, ma non è cabaret. Almeno 200 euro in più ce ne vale. Lo stocca Madè. No, e allora, e poi, signori, vi sto presentando, vi abbiamo presentato, è edizione straordinaria, sì, già, sì, non sì, siete speciale. Abituati, vedete... È già il giorno strano, il fatto di vederci insieme. È ancora più strano, però vi deve passare questo messaggio fondamentale nella scelta. Primo 100 lire in oro che segue questa rivoluzione, questa impossibilità di coniare monete d'oro, ne abbiamo appena parlato. Cioè il 100 lire del fascio. Il 100 lire del fascio, uno delle monete più ricercate insieme alla vetta d'Italia per la sua particolarità tecnica, non l'ha fatto nessuno nel mondo questa sabbiatura, siamo stati noi per primi, noi che ci sempre non frustiamo, no? Sì, dicendo sì. Italia, ma quante ne abbiamo inventate? Le monete bimetalliche le abbiamo inventate noi, le 500 lire bimetalliche, poi tutti a dire il bimetallico, l'abbiamo inventato noi. Noi, la sabbiatura sulle monete l'abbiamo inventata noi, questo è il 100 lire del 1923, fascione al 75% di qualità, 15 punti superiore alla media di catalogo, sono tutti segnati i 100 lire del fascio, perché sono stati maltrattati in conservazione, perché non esistevano capsule, sistemi di protezione, gli album bolaffi non c'erano ancora. 5.530 euro, a chi si è messo all'ascolto anche adesso? A chi si è messo sappiamo all'ascolto? Che persone arrivano in seconda serata. 5.30, 100 lire del fascio. Signori, così mai più, e lo dico forte di tutto quella che è l'esperienza bolaffi che mi hanno trasmesso i colleghi più storici, Lorenzo, questo signori, ma questo a 5.530, ma non si paga un 20 lire, non si paga un marengo, l'ultimo marengo, il fascetto così chiamato 20 lire, ormai costa di più, giustamente, ci rendiamo conto? Stock Amadeus ci dà questa opportunità, Bolacci ci ha dato, ha avuto l'incarico, è uno stock di monete del Regno d'Italia e del Regno di Sardegna, ci hanno dato l'incarico di collocarlo sul mercato in tempi rapidi e con prezzi di grande vantaggio. Noi l'abbiamo accettato questo incarico e ve lo stiamo girando come vantaggio assoluto. Ve le garantiamo, ve le certifichiamo, le identifichiamo con questa A di Amadeus, noi non, però non fate
il passaggio falso, scusatemi il termine, di ignorare questi grandi vantaggi che questa sera avete in diretta con noi. Lorenzo, sai cosa dovrebbe fare il nostro pubblico, anche magari il nuovo pubblico? Sceglierla, poi dire faccio i miei controlli, tanto passano alcuni giorni, chiederò, vedrò, mi documento, vado a vedere, lo facciano pure, avete tempo, non state comprando niente. Ma fatelo, perché non si tratta di dire vabbè faccio prima i controlli poi la scelgo, poi faccio prima i controlli e poi non c'è più. Questa domani sera la presentiamo al primo minuto, la presentazione al primo minuto, va in conferma sul pubblico abitué del venerdì, che oggi non c'era, non sapeva, non era stato informato, non è che abbiamo messo i manifesti, seguiteci giovedì. Facciamo questa sorpresa proprio legata a una realtà che esiste, esisteva con delle repliche, e adesso premiamo anche i nuovi. Chi il venerdì esce, chi il venerdì parte per il weekend, chi il venerdì dice ma sai vado via sempre con la mia famiglia, posso seguire le vite giovedì. Però stasera noi ci siamo, stasera questa moneta c'è. E nel momento in cui la confermate e arriveremo a voi, avete modo di sentire tutte le persone del mondo che volete, però su quelle vere, sulle monete autentiche, sulla realtà, sull'autenticità che i nostri certificati vi stanno dando con Amadeus, stampigliato al di sopra. Scusate se il nostro tono a volte si alza, io poi devo dire che Alessandro, stando vicino a me, ti contagio. Anche in ufficio ormai, stando vicino, sì, ma è una cosa bellissima. Voi dovete capire, no? Che lui è il gentiluomo, no? Garbato, professionale, competente, lo conoscete. E ogni tanto ci reciprocamente così punzecchiamo, dice ma tu ogni tanto Lorenzo se urli troppo, e mi fa piacere sentire questa passione in te, vero, perché è una passione. Ti rendi conto insieme a me di che occasione stiamo portando scusami, avanti. Scusami, non dico sbagliato quando parlo dei 20, ma massimo rispetto per il fascetto, è bellissimo, ma qua avete un 100 su una qualità, ma dove lo troviamo? Dove lo troviamo veramente? Allora, piuttosto direte, ma guarda, hai alzato il tono, sì, però grazie, perché lo facciamo veramente, io consiglierei all'amico più caro, che mi dice voglio fare un investimento, la posso usare, un investimento sulla storia, nel tempo, ma qui lo fate veramente su qualcosa di immediato. Scusa, io, va bene, ed è giusto, ed è bello che quando si hanno i capelli bianchi ancora sia da questo entusiasmo, grazie al mondo Bolaf. Io direi che non si può. Va bene, intanto andiamo, allora, avanti. Andiamo avanti, perché sì, un'altra moneta che... Confermato il fattore. Questo ci fa molto piacere. Complimenti, perché... vedete, noi facciamo questo mestiere, qualcuno giustamente considererà dicendo vabbè, ma il tuo mestiere, il mestiere di Alessandro, di Lorenzo, di Elena, di Massimiliano, certo, è convincere. Ma noi, di fronte a un'opportunità di questo tipo, in teoria potremmo mettere delle immagini che girano, vero Alessandro? Sì, con sì, delle quotazioni. E stare tranquillamente stasera a... Ma noi siamo... A prendersi un gelato, forse. Un gelato. Un caldo anche qui. Sì, sono una granita. Però lo facciamo con passione, ecco, quindi che la conferma quando arriva, sì è vero, è commercio, quindi, ma arriva a premiare la nostra passione, quindi sì, grazie e complimenti veramente su quel fascione. E signori, siate attenti e rapidi, perché il 50 lire della lavatrice è l'altra moneta che mi colpisce nella vostra... attenta scelta, state valutando, sono le 23 tra qualche istante, e quindi più o meno succede sempre di tutto intorno all'ultima ora delle nostre trasmissioni. Però le monete cominciano a scarseggiare. Ecco. Posso dirti, guarda, è bello perché stasera c'è un po' outing davanti al nostro pubblico da 1002. Allora, poiché io ho compiuto in questo magari ormai sono 22 anni di televisione, io credo che, ma anche tu ormai stai avendo una forte esperienza, tu sai che c'è proprio la seconda serata, cioè entrano, il pubblico entra, e prima dice guarda, ci sono anche stasera Bolaffi, c'è anche stasera Bolaffi, facendo zapping magari, no? Cioè.
E quindi forse è giusto poter ancora un attimo tenere sì, sì, infatti tenere è un premio. Abbiamo anche a questo punto veramente su richiesta abbiamo delle belle certo, banconote. Sì. Volevo parlare di Franco Bolli del Regno, ci arriveremo, anzi in realtà non lo so. Siate voi a guidarci anche appunto con delle vostre richieste. Sì. Però ripeto, quando hai un 50 lire dell'aratrice a 3.000 euro, al 70% di qualità, questa che io non voglio dire, ma stai giocando con i primi e gli ultimi, ma anche questa ha una caratteristica fondamentale, perché è l'ultimo 50 lire d'oro che ha circolato in Italia. Sì. La moneta successiva sarà un 50 lire littore che fa coppia con quel 100 lire su prova che vi abbiamo mostrato. Quindi è di nuovo un momento importante, ma Lorenzo, ma mi vuoi confondere con la storia? No, la storia, sapete perché? Io che giro l'Italia insieme a tanti miei colleghi, no? Tante volte mi sgridano i miei colleghi, allora insomma tu andiamo a trovare il cliente e perdi un sacco di tempo a parlare di storia. Io la moneta la conosco, mi piace, vi posso dare i dati tecnici, ma non è un pezzo di oro, è un pezzo di storia. Quel re con la divisa nel 1912 non è casuale. Sul cinquantenario dell'11 l'abbiamo visto a collo nudo. Perché nel 12 Vittorio Emanuele III indossa la divisa? Allora andiamo a riprendere la storia e vediamo cosa succede nel 12 in Europa, vediamo cosa succede da lì a poco, vediamo la prima guerra mondiale che scoppierà da lì a poco. E allora monete come questa, perché allora Vittorio Emanuele III deve indossare la divisa? Perché queste monete, ricordate, che circolavano a livello europeo, sì, perché se l'abbiamo detto ampiamente per i marenghi, parlando di marenghi c'è la moneta che circolava, il marengo era la base del sistema decimale, ma 20, 50, 100 erano condivisi a livello europeo. Tu pagavi 50 lire oppure lo potevi cambiare con due marenghi francesi e un mezzo marengo belga, erano sempre peso oro 900. Allora ecco che il re indossa la divisa per dire io sono un comandante sia di un'Italia contadina che poi spinge la radio, ma anche di un'Italia pronta a difendersi e a conquistare. E da lì a poco poi lo dimostrerà con le grandi guerre, con le grandi conquiste, con l'epoca, diciamo, di coloniale. Quindi il 50 lire dell'aratrice al 70%, è certo che si va a scegliere, è certo che si va a scegliere. Si va a scegliere come unicum, si va a scegliere come moneta da abbinare al cinquantenario, la moneta da scegliere nelle grandi monete d'oro. A maggior ragione in una serata come questa. Ricordiamo quel logo che vedete in alto, Amadeus, è uno stock che Bolaffi ha scelto e ha avuto anche come mandato, perché chiamano noi, ma scusate, dal 1890, e così in modo subliminale, ma nemmeno troppo, facciamo due o tre riferimenti su chi è Bolaffi. Dal 1890 filatelia e numismatica, grande realtà conosciuta nel mondo, come il passaporto di queste monete contrassegnate da Amadeus, ma sul nostro certificato. I nostri esperti le hanno guardate tutte, benissimo, perché dice sì, facciamo pure un blocco che non potrà durare a lungo visto l'andamento. Ma stasera delle vostre conferme, ma questa sera ci sono dei pezzi, delle monete che nessuno ha visto nelle trasmissioni precedenti. Guardate che premio per questa anteprima del giovedì. Ecco, ci sta a cuore che passi proprio questo messaggio e questi prezzi sono proprio legati a questo stock. Quindi è un capitolo che inizia e termina. Questo è importante valutarlo. Quindi diciamo, scegliete adesso. Le tre chiamate che sono giunte. Poi, perché poi quando lo perdono tutti, ci stavo pensando, sento di dire, mi dispiace, ci seguono, ma non perdano l'occasione sulla prossima, perché mi dispiace che poi la seconda possiamo anche prenderla per gentleman agreement o come lista attesa, qualora non andassimo fino a prima, ma questa quando arriviamo a portarla ne chiedete altre due, è un dato di fatto. Volete... Gli scudi. Allora, lo scudo del cinquantenario sarà l'ennesimo motivo per me per andare a consigliare fortemente una moneta. Perché lo scudo del cinquantenario, ma questo scudo a questo prezzo che faccio come sempre fatica a ricordare, quindi Alessandro ti chiedo aiuto. Allora, attenzione, siamo sui 5 lire il 5 lire del cinquantenario, 1885 della moneta che vedete sulla sinistra. E poi?
Carlo Felice, signori, esattamente 5 lire, 35% di qualità. Attenzione, pronti, sono 630 euro. 630 euro per la richiesta numero 8, la chiamata numero 8, al quale gli dedichiamo adesso un attimo proprio di telecamera per mostrarlo al nostro pubblico, anche perché non l'abbiamo finora mostrato. Non ha neanche bisogno della culla, no, perché è una moneta che si presenta da solo, questo 5 lire, questo scudone di Carlo Felice. Guarda i dettagli di quercia, guarda la corona. Sì. Mettiamo pure la grafica di questa moneta perché la possa urlare il lotto numero 8 della serata, 630 euro. Gli scudi, di nuovo la base del sistema decimale. Sì. Lorenzo, mi viene in mente una cosa. Allora, abbiamo, lo sai che io quando posso uno scudo lo presento sempre nelle mie trasmissioni. È stato un tuo grande forte. Ecco, abbiamo una persone che li scelgono. Ora, signori, nel momento in cui ne scegliete uno va bene, ma nel momento in cui ne scegliete due o tre state diventando collezionisti. Certo. Ora, qual è il limite che vi fermerà a livello di denari? Cioè dici, io colleziono gli scudi ma mi fermo soltanto agli scudi sotto i 300, 500, 900 euro, no? Questo chiedo. Ma signori, perché date un limite alla cifra se, attenzione, se entrate nel mondo degli scudi? Cioè c'è un top lot, ci sono delle vette, la punta più alta, no? L'Everest, che è qui davanti ai vostri occhi. E che non so quante volte si potrà vedere a questo prezzo. A mio avviso mai, ma... Quindi attenzione, perché porsi un limite? Se no non scegliete gli scudi, io faccio collezione di monete fino ai 1000 euro. 1885 lo scudo del cinquantenario, lo Stock Amadeus. 1885, ma stiamo veramente scherzando, scusatemi, a ignorarlo. E guai, ma guardate, collezione nella collezione, cioè le quattro monete del cinquantenario, fatelo come un piccolo obiettivo collezionistico, dire io ho scelto la moneta d'oro, la sceglierò, intanto comincio a prendere il 5 lire, ho scelto il 2 lire, la settimana scorsa è stato confermato il 2 lire, la nostra gentile amica, perché non il 5? E poi il 50 centesimi, una moneta di rame, decisamente più facile da acquisire, e fare poi un cofanetto col cinquantesimo del regno. E allora stasera avete tre scudi a disposizione, guarda qua. Si vedono i peli dei baffi. Cioè. Guarda. Quando tu sei di fronte a monete di questo livello, di rarità e con quella quotazione, col contorno ancora liscio, col ferto incuso, il motto Savoia, con forza e rettitudine tenemmo rodi, una delle interpretazioni, il nodo Savoia, la rosetta, che viene a essere mutuato ancora dallo scudo di Carlo Felice, vedete? Guarda qua, collezione di scudi per poter far questo. Ma questo non dovete farlo tirando fuori dei soldi, perché adesso dovete solo confermare in visione. E poi quando ve le porteremo a casa, ma toccatele le monete. Ecco, guardate che le monete io le maneggio, non perché sia particolarmente abile nel maneggiarle, perché si possono toccare, non sono nate come dei cristalli delicatissimi, come quelli che ci sono nelle vetrinette che ammirate. Godetevi il piacere tattile e fatelo con, guarda qui, tre scudi abbiamo. Sul cinquantenario, Lorenzo, stiamo dedicando più tempo che se non avessimo la moneta d'oro più costosa degli imperatori romani. Perché? Perché un suggerimento che diamo, signori, a 1885 euro, perché gli dedichiamo tutto questo tempo? Diventa anche poco economico, no? Ci sono i costi televisivi da rispettare, non importa, gli stiamo dedicando su un prezzo di rispetto, ma ne stiamo parlando perché è un'opportunità, è un'opportunità gigante. Immensa. Guarda che collezione nella collezione. Guarda che roba magnifica. Mamma mia. Carlo Felice, Vittorio Emanuele I a destra e in mezzo il Regno d'Italia. E questa sera con una cifra davvero vantaggiosa, la possibilità di
come hai detto tu, avete scelto gli scudi belli, importanti, europei, ma portatevi in casa quelli che è fondamentale quando ci sono valori di questo livello. E quello è il Vittorio fatto. Vittorio Emanuele I a 2.160 euro, rarissimo, il primo. Fu ritirato nel 21 da Carlo Felice. Perché lui abdicherà, Vittorio Emanuele I, fuori di Carlo Felice, non li ho messi proprio in ordine cronologico. Certo. Ma sono, guarda qui, 1820, guarda. L'anno prima dell'abdicazione. Questo è lo scudo in assoluto. Se vuoi fare una collezione vera di scudi, se mi posso permettere, esatto. Quello di Vittorio Emanuele I non puoi non averlo. Perché è il primo scudo coniato in Italia. E scegliendo lo Stock Amadeus, avete un qualcosa che non troverete più. Gli scudi, quando ci saranno, si venderanno a prezzo di mercato giusto, ma il momento è questo. Non vi stiamo dicendo amate gli scudi, scegliete Marenghi. Diciamo, continuate la vostra collezione di scudi, è giusta, i 5 lire, è giusto, giustissimo. Ma a questo punto, però, quel passo, quella vetta che è davanti a voi, questa è veramente la vetta d'Italia degli scudi. Ok, grazie per la conferma dello Carlo Felice, giusto? Grazie, andiamo a toglierlo assolutamente. Signori, Carlo Felice non è più disponibile. Grazie, ovviamente. Grazie, complimenti. Vittorio I e cinquantenario ancora disponibili in conferma. Il cinquantenario è lo scudo. Alessandro l'ha detto. E io... che da questo signore ha imparato tante cose, facciamo outing reciproco, no? Giustamente lui ha detto una cosa che io poi ho fatto mia in alcune occasioni, stasera è l'occasione giusta, cioè dedicare del tempo. Io ho un solido d'oro di Teodosio che vale 7.000 euro, non ne ho ancora parlato, ho una collezione completa di francobolli del Regno da 7.000 euro, ho banconote da migliaia di euro, non stiamo perdendo tempo su quel cinquantenario, no. Ci crediamo, a 1885 il cinquantenario e a 2160 il Vittorio I, gli scudi e i Marenghi sono la base di tutto, in Europa li collezionano, nel mondo li collezionano. Certo. Allora ecco perché quando tu hai Stock Amadeus e sei qui da questa parte del teleschermo, certo, insisti su una moneta di questo livello e dici ma ci metti la stessa energia che hai messo sul centro del fascio, cavoli, lì c'erano 5.000 euro, ma chi te la fa fare? Scusate, noi ci crediamo alle cose che diciamo, certo, e lo facciamo con forza. Certo. Bene, allora io direi, Alessandro, i due dieci lire. E qui entra in automatico chi inizia anche, chi vuole iniziare e poi portarsi verso i Marenghi o viceversa, perché qui siamo sotto l'ombrello del Marengo, monete d'oro, il mezzo Marengo. Ritroviamo ancora Carlo Alberto e troviamo prima dell'Unità d'Italia Vittorio Emanuele II. Siamo a indicarli magari per la prima volta al pubblico della seconda ondata o chi finora è rimasto in attesa dicendo vediamo se questa sera porto a casa qualcosa. Questa sera c'è da portare a casa qualcosa, signori. Vi do subito i prezzi perché soffro un po' meno di Lorenzo quando deve dirli. Non nel senso fa violenza a se stesso. Allora, abbiamo per il Carlo Alberto, per i 10 lire di Carlo Alberto, la proposta è la numero 10, 25% di qualità, chiaramente in oro, 1670 euro. E per quanto concerne invece il 10 lire di Vittorio Emanuele II, 1857 è l'anno, proposta numero 11, un 35% di qualità, vedete già compare, anzi adesso lo faremo comparire, 2080, eccolo qua. Non funziona così, perché le conferme di solito le fanno i nostri telespettatori, sì, però io mi sentirei di fare quasi imporre una conferma, che poi mi permetto di usare queste parole perché starà già sorridendo. Forfè. Il nostro amico Edmondo che ha scelto il 5 lire di Vittorio Emanuele II, che sì, giustamente ha colto nelle nostre parole il fatto di essere il 5 lire unico esemplare e coniato nel Regno d'Italia. Ebbene, caro Edmondo, la coppia sarebbe meravigliosa, però il 10 lire di Carlo Alberto, di nuovo, il primo di questo Carlo Alberto Savoia, Carignano, quindi
piemontese a tutti gli effetti. Non si può non avere il 10 di Carlo Alberto. Abbiamo testimonianza di Marenghi in casa, abbiamo a questo punto un bel 5 lire, ai 100 lire ambiremo più avanti, ma il 10 di Carlo Alberto, il primo, quando capita l'opportunità di averlo, perché se no qui si parla sempre di... Adesso io lo dico, mi piace simpaticamente provocare qualche amico, ma io lo voglio far vedere a tutti la rarità del 10 di Carlo Alberto. Il 10 di Carlo Alberto ha una quota, ha un punteggio, il catalogo indica l'indice di rarità delle monete, di 115 punti. Il 50 lire, che è una moneta altrettanto importante, ma ne ha 180, non ne ha 2000. Quindi il 10 lire di Carlo Alberto ha 115 punti di rarità. Se volete andiamo a sfogliare il catalogo, vi faccio vedere monete ben più grandi, no? Sì, sì. Ben più forse così attese nella loro... Ma guarda, guardate, ve lo faccio vedere così, guarda, il 100 lire di Carlo Alberto. Ecco, questa è la dimostrazione vivente. 100 lire, un grande 100 lire, questo è il primo 100 lire. 80 punti. Allora, 110 punti di rarità, ma io mi stupisco perché ho sentito i nomi di chi ha confermato e non mi permetto, adesso scherzato con Signor Edmond, di fare l'elenco e dire ma hai scelto i Marenghi di Carlo Alberto? Ma prendi subito il 10 lire a quella quotazione lì, prendilo subito, non vuoi fare i Marenghi, non vuoi fare una collezione, approfitta delle grandi rarità in questo Stock Amadeus a questo prezzo, non perdete il 20, il 20 lire quadriga, l'avevo messo nella culla. Non credo. Questo però questo è un piccolo errore. Questo qua è il nome. Alberto, le devi conoscere. Il 20 quadriga è il 20. Cioè, eccolo qua. Guarda qui. Allora, a proposito di rarità, a proposito di primi, ultimi, guarda che... Qualche passo marziale quei cavalli. Guarda che, filologico di collezione, no Alessandro? Perché dice, io collezioni non ne farò mai, no, ma voglio delle particolarità. Giusto. Allora, o scelgo la numero uno, scelgo il primo francobollo, il primo francobollo italiano, scelgo il primo francobollo assoluto, scelgo la prima banconota, scelgo l'ultima moneta d'argento coniata in Italia nel Regno. Scelgo l'ultimo 20 lire in argento. I 20 lire sono d'argento, sono da scegliere alla stregua dei Marenghi, perché sono Marenghi d'argento, chiaramente. Non si può definirli Marenghi, ma li hanno sostituiti. E allora avete scelto il littore, avete scelto l'elmetto, e questo è un livello di rarità superiore, è una delle monete più difficile da trovarsi negli anni 30, perché poi qui dopo ci fu una guerra mondiale, se ricordo bene. Dicono di sì. Dicono di sì. Quando vi chiederanno che collezione fai, voi direte io colleziono i protagonisti. Giusto, faremo una collezione, i protagonisti. E allora guarda che cos'è, ma la vediamo meglio così Alberto, è inutile che la tengo in mano. Perché io a 3.500 euro, un 50% di qualità, un 20 lire quadriga, a proposito di punteggi 50. Di rarità, vi dico che è una moneta che si attesta a livelli superiori a tante monete d'oro, le famose monete del 36, 80 punti di rarità, accidenti signori, una moneta che accompagna qualunque grande raccolto. Ecco, l'errore che non si debba fare sullo Stock Amadeus, intanto è immaginare che ce ne sia all'infinito e intanto immaginare che tanto quello che non ho scelto oggi lo scelgo domani. E chi ha scelto quel 100 lire del fascio, chi ha scelto la vetta la settimana scorsa, chi ha scelto il cinquantenario stasera, chi ha scelto l'elmetto stasera, no, bravo. E quando? Non è che ci sono i seconda, terza chance, ci sono semplicemente serate in cui un oggetto lo puoi vedere e serate in cui non lo trovi. Perché? Non perché non l'abbiamo portato, perché non c'è. Ma tra l'altro, signori, da quanto tempo, e chi ci segue, ci rivolgiamo in questo caso agli abitué, da quanto tempo non vedevamo certe monete? Non è che Bolaffi non voleva prendere, cioè, non c'erano le qualità. La qualità significa anche arrivare a certe monete che siano leggibili, che siano visibili. Non c'erano. Oppure c'era chi chiedeva chissà quale prezzo, non aveva senso. No, non aveva senso. Quindi, guarda, ma state parlando del Regno, da tempo che non vedevamo questa varietà. Esatto, perché questa è la vita, la bellezza del collezionismo. Se no, uno prende i cataloghi, dice guarda, ordino quel prodotto, no?
Va bene, quante quantità, quanti chili? E no, non è così, no? La storia non è così. Non è così. Non proprio, non proprio. Non proprio. Il 100 lire, guarda qui, il 100 lire Italia Suprora, è questo ultimo 100 lire coniato in Italia, che poi l'Italia l'ha vista pochissimo. Perché, sapete, il 100 lire Italia Suprora, lo dicevo, fu coniato negli anni 30. Quando appunto in Italia circolavano le banconote e all'estero volevano monete d'oro. Pensate che questa moneta d'oro, infatti, quando è rientrata in Italia? È rientrata in Italia quando le banche d'affari straniere, in Francia soprattutto, in Svizzera, hanno poi diciamo alienato questi che erano garanzie che l'Italia aveva dato in oro all'estero, prestiti, garanzia prestiti. E allora ecco che ne sono rientrate. In Italia, se qualcuno ancora si può ricordare queste monete, e diventa cosa difficile, non dice, ma io queste monete non le ho mai viste. Del 31, se qualcuno del 31 dice, ma io non le ho mai viste, non le hai mai viste perché in Italia non circolavano. Questo esemplare all'80%, a che quotazione? A 1.600, a 1.600, a 1.600. Con 80% dai. Di qualità, signori. Ma mille, dai. Mille, no, ma allora. Davvero allora. bisogna approfittare. Ma, guarda, stasera veramente no, vogliamo andare, finire il nostro lavoro, che è anche passione, dicendo non ci possiamo rimproverare di non aver insistito, perché insistiamo veramente per il bene del nostro pubblico. Vogliamo che un giorno ci diciate grazie. Grazie Bolaffi. Non solo Lorenzo, Alessandro, grazie Bolaffi, perché veramente si sta esternando una scelta di questo genere per il nostro pubblico. E io sinceramente, proprio per... No, ma infatti guarda Alessandro, poi in realtà... In realtà la meraviglia di queste offerte, di queste scelte sono qualcosa di straordinario, sono qualcosa di meraviglioso, sono qualcosa di assoluto. Volete dei dettagli sulle monete? Confermatevele, portatevele, portano a casa e vi parliamo di tutto, e le vedete dal vivo. Stanno arrivando una serie, tante domande molto specifiche, lo faremo, bisogna stare dietro alle richieste, assolutamente. Ma se ne parla assolutamente un pochino più, Alessandro, con più tempo e privatamente. Io sono su queste due monete d'oro, sono su questa quadriga, sono sulla moneta dell'Aquila Sabauda, sì, di Vittorio Emanuele III, la prima coniazione di Vittorio Emanuele III. E questa di nuovo, quando abbiamo 890 euro di richiesta, questa moneta è bellissima, è al 50%. Cioè, la copertina. L'Aquila Sabauda è quella enorme, è copertina, cioè è il simbolo del re numismatico che diventa re rapidamente, ma vuole segnare un passaggio rispetto a ciò che era precedentemente rappresentato, e sceglie un emblema che è fortissimo ed europeo, certo. E lo sceglie per le sue prime monete. Quindi però vediamo l'argento, perché eccolo qua, la 2 lire, chiedo scusa, dell'Aquila Sabauda, 1906 è l'anno di coniazione, l'Aquila con lo scudo Savoia sul petto, a 50% di qualità, 890 euro di richiesta. Sai cosa sento, Lorenzo? Che sono lì. Certo che sono lo lì. Lo sento che sono lì, e che sono lì indecisi alcuni per fare il passo giusto. Guarda che interessante. Guarda. Ritorna il Fert sulle monete Savoia. Carlo Alberto le aveva sostituite col contorno già rigato, con le rigature, con questa nuova tecnica con la gold governatrice, e invece su queste monete ritorna imperiale il Fert, questi rifarsi al passato da parte di Vittorio Emanuele III. Questa moneta, tra l'altro, ben andrebbe ad accoppiarsi con la lira dell'Aquila Sabauda, che fa parte delle 30 monete. E rivediamone un attimo, perché da un po' che non le presentiamo. Sì. Quindi allora, anche tutti per coloro i quali hanno scelto almeno una moneta del regno stasera, devo dire che avere il dovere di scegliere anche questo lotto di 30 monete del Regno d'Italia, 30 monete di Vittorio Emanuele III, in cui 9 monete, le vedete in basso su questi espositori trasparenti, sono in argento, ma non sono meno importanti le altre 21 con i buoni dobbiamo vederle, Lorenzo. Sì, sì, andiamo d'accordo a leggere, andiamo a leggere. Le leggiamo, perché veramente troverete delle effigie che abbiamo. Centesimo e due centesimi valore,
Poi abbiamo l'Italia Supraora. Attenzione che il rame non passa bene attraverso il teleschermo, eh? Qualità Bolaffi sempre, quindi qualità Bolaffi. È la proposta numero 28, 30 monete, 1245 euro, di cui 9 in argento, 2 album per contenerle, guarda Libertà Librata, guarda cosa sono. Cinquantenario. Il cinquantenario, i centesimi. Gli stemmi, andiamo pure sotto a vederle. Guarda qua, l'aquilotto, guarda che meraviglia, la lira. Queste sono le serie imperiali del 39, quelle che sostituiranno le monete in nickel. Certo. E quindi chi ha scelto le monete in nickel, quelle molto rare, avrà anche le coniazioni in Acmonital. Andiamo a proseguiamo. Catalogo in omaggio, signori, catalogo in omaggio. I leoni, i 50 leoni. Poche chiamate. Guarda qui, i 5 centesimi con la spiga. E poi scendiamo giù a trovare ancora tante belle monete, la storia d'Italia, le guerre mondiali, l'ape, 10 centesimi ape. L'ha ripreso anche nella Repubblica. Guarda lì il 5 lire, guarda 5. Qui gli amici avanti delle monete greche, l'origine. Metaponto. Metaponto e poi anche questa spiga di grado che verrà ripreso durante la Repubblica. E poi, sì, e poi ancora il 2 lire, sempre la serie imperiale, l'Italia, un'Italia su questo moneta del 24, i buoni da 2 lire. I buoni, perché se noi li voltiamo, c'è scritto buono, possiamo anche mostrarvi il rovescio, però intanto il piacere di vederle anche di persona. Claretta. Claretta Petacci su quella moneta. Grazie. Grazie, signor Giovanni. Ecco qui, dai. Prenotazioni, qui abbiamo monetazioni, ecco, ognuna di queste monete, credetemi, e forse qui un po' colpa nostra, non riusciamo, sono talmente tante a entrare nel merito. Moneta, catalogo. Perché se io e Alessandro ci mettiamo a spiegare l'importanza storica di ognuna di queste monete, andiamo a vedere anche gli argenti, ti prego. E le quadrighe briose, le monete, l'aquilotto, e poi prendiamo il catalogo, andiamo a vedere, guarda qui il 2 lire, questa moneta qui, quanto devo pagarla? Questa 1245? No, fa parte delle 30 monete. E guardate la qualità Bolaffi, guardate la qualità Bolaffi, signori. E poi dove le metto? Nell'album. Esatto. Nell'album, addirittura 2 album con le pagine, 2 album con i fogli. Allora, Lorenzo, 41,50 euro ogni moneta. Sì. Uno può dire, ma in piccola rimessa, intanto il rame, vabbè, non parliamo solo di metalli, ma 41,50 euro questa qui. Sì, veramente. La lira e il 2 lire. Solo i 9 pezzi degli esemplari in argento. Ma toglietevi, lanciarci una sfida? Confermatela, fatevela portare col catalogo con i prezzi e fatevi perdere tempo, tra virgolette, 10 minuti al nostro funzionario nel fare il totale, nel vedere a comprarla una per uno. E poi dite grazie. Sì. Signori. Posso dire, stasera sono un vulcano, man mano vado avanti alle 4 di notte sarò un vulcano. Signori, chi ha scelto, e credo sia ancora l'ascolto per quando si scelgono monete della bellezza che avete scelto finora, in genere si sta a lungo, chieda senza impegno di dire ma già che mi porti il fascio, il 100 lire, già che mi porti... mi porti a vedere, non so se comprerò, ma mi fai vedere l'album e le monete, quelle. Tanto il viaggio verso casa devi farlo lo stesso. Oppure vado a ritirare il negozio. Toglietevi questa curiosità, toglietevi la possibilità di vedere senza impegno, dicendo sai non so se lo compro, perché noi non arriveremo portandovelo, riempiendovi la casa di cose, no, per rispetto e soprattutto per rigore non ve lo porteremo se non ce lo chiedete voi. No, infatti, sei d'accordo Lorenzo? Io credo che, perché sembra già no adesso, ecco, quindi andiamo a vedere, perché poi dice ma guarda in effetti quell'album mi piaceva, quanto costerebbe? Intanto c'è un'esclusiva su chi sceglie le 30 monete. Quanto costerebbe? È un progetto costoso. Guardate tutto l'impianto, le pagine sono cartonate ma di giusta consistenza, sono fatte per durare, le capsule, brevetto Bolaffi e le trovate soltanto da noi. Quindi dice, ma c'è difetti, mi piaceva. Beh certo, quanto costa? 300 euro? Ma allora mi conviene prendere tutto quanto. Tutto qua, 2 album vi diamo. Guarda qui, cinquantenario. Guarda. Hai già il 50 centesimi, il 10 centesimi, esatto, compreso, il 2 lire, il 5 lire, dovrei mettere qui il 50 lire, l'hai scelto, conferma anche il 5 lire, pagina. Conferma
l'album e ti completi già la pagina. Il 2 lire è una moneta decisamente più facile da trovare. Questi sono già quei vantaggi di dire comincio a completarlo, certo, pian piano. Certo. Bello, le capsule ve le daremo noi, ovviamente, adesso le mostriamo solo dove abbiamo estrapolato queste monete, ma questa è la diretta, le abbiamo tirate fuori perché poteste vederle meglio. No, e già questa è un'indicazione del museo, è il piacere di parlare. Guarda la lira, il 2 lire quadriga, con la sua pagina, pronta, esatto, ad accogliere il 5 lire. Esattamente. Signore, perché noi, dice, qualcuno dirà, ma perché adesso? E allora, posso anch'io avere una camera? Perché noi stiamo investendo su di voi con questa, infatti, con questa proposta 1245, perché cosa ci piacerebbe? E qui davvero... quasi in maniera unica si va a creare questo. Di solito noi investiamo su di voi con l'obiettivo e il piacere di non guadagnare nella fase di lancio di questa collezione, dicendo poi speriamo che voi la possiate portare avanti, perché diventerà poi nostro motivo per continuare a seguirvi. Ma adesso si è configurata una situazione, proprio sapete quando i pianeti si allineano, in cui voi a 1245 prendete 30 monete garantite autentiche, certificate dalla Bolaffi come autentiche, in grande stato di conservazione, gli album, le pagine, il catalogo, e avete 30 monete, intanto voi già avete fatto la grande acquisizione. Poi vi mettete comodi e approfittate di Amadeus e riempite gli album. Ma quando mai ricapiterà una situazione di questo tipo? Allora le parole di Alessandro le faccio mie. Io lo vorrei davvero lanciare a tutti l'invito di cominciare anche da qua. Non vi ha convinto l'idea di comprare una moneta, ancorché la quotazione di grande vantaggio, ma approfittate della conoscenza. A 1245 davvero avete comprato, poi pagatelo 120 euro al mese, pagatelo tutto, fate un acconto, lo bloccate, poi dopo l'estate, certo, ma posso pagarlo così, posso pagare una tranche all'inizio dell'anno, si può fare tutto. Quello che non si può fare, anche su questo, è perché è stato difficile allestire dei lotti a questo prezzo, allora abbiamo contingentato anche qui un certo numero, poi finiranno e non è che non ci saranno più, ma dovremmo modificare anche la richiesta, certo. In più poi decidete su Amadeus, se avete già scelto Amadeus, però ha ragione Alessandro, ha ragione Alessandro, non puoi, no. È un peccato, è veramente un peccato. Cioè non ci costa, e non ci costa nulla a noi, e perché io sono certo che quando arriveranno diranno, ma se sapevo, in effetti mi piaceva anche vedere, avere già una collezione ancora più completa. Già siete collezionisti, attenzione, perché può darsi che tutta la struttura vada ancora a rafforzare la vostra collezione. Una moneta in più va benissimo, un centesimo in più, valore, ne ho già uno, va bene anche in più, nell'insieme. Alessandro, adesso ti do un altro piccolo aneddoto. Quando io ho avuto sempre piacere di offrire queste monete, ho sempre usato un esempio. Quando ho avuto una persona che ha saputo scegliere una moneta come questa, come questo 100 lire fascio, questa è importante. Non chiamino che è già confermato. No, infatti, ho sempre detto a quella persona, questa è la grande tela, ma quella è la cornice. E la cornice non è meno importante. Infatti. Quindi quando è già, è questo che mi è venuto in mente questa cosa, perché giustamente le tue parole sono giuste, dice, hai già scelto la tela, hai già l'opera d'arte, e quindi la cornice, in questo caso la cornice, e questo è il bello, non è meno importante, non è meno bella, non è meno storicamente, è semplicemente un pochetto più comune, e questo permette di fare questi grandi sforzi da parte di Bolaffi. Questo è il buon consiglio, ma non dobbiamo insistere ulteriormente, Alessandro, certo, perché no, ci mancherebbe, però hai detto delle cose giuste. Cioè, ci vengono così, signori, non è fatto, non stiamo cercando la parola giusta, però veramente troviamo una logica ispirati da voi, perché ci siete, e da ciò che abbiamo come possibilità. Allora... Che vuoi fare? Allora, io vorrei ancora dare un modo... Cioè, abbiamo le banconote, abbiamo i franco... Però io sono ancora... Dai, se... Allora... Facciamo leggere un po' di banconote. Facciamo leggere un po' di banconote. E mentre tu ti prepari, io faccio ancora una piccola carrellata sulle disponibilità. A questo punto devo dire... È vero. Che sono rimaste. Perché? Sì. Perché abbiamo ancora disponibile lo scudo di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna. Primo scudo del regno di Sardegna. Primo scudo che porterà poi il percorso fino all'Unità d'Italia. L'abbiamo a 2160 euro e il lotto numero 7. 2160. Tra l'altro questo esemplare, perché si è confermato, non è che me ne arriva un altro,
e del 1820. Tenete conto che Vittorio Emanuele I abdicherà a marzo dell'821. Nell'821 verrà realizzato lo scudo cosiddetto di secondo tipo, moneta molto molto rara. Questa diciamo che è una chicca. E vedete, ve la faccio pesare alle 23.33, perché solo chi c'è ancora a quest'ora possa apprezzare che cosa sta vivendo. Sì. Un 1820 che non paga un centesimo in più rispetto ad altri anni. E poi lo scudo del cinquantenario. Il 5 lire del 1000. Solo che siamo ancora, sì, con delle immagini. Adesso, eccolo, sì, qua, quel 5 lire che va a commemorare i 50 anni del Regno d'Italia a 1885 euro di richiesta. Abbiamo il 20 lire della quadriga lenta, 20 lire dell'impero, la presenza di Vittorio Emanuele III, re e imperatore, che nella moneta che è il lotto numero 20 ci va a regalare una... quattro cavalli allineati condotti da questa Italia che poi va a mutuare le vecchie monete greche con gli auriga, con l'Atena. E questa moneta, signori, che grande rarità, è uno dei top lot della serata insieme al 100 lire del fascio, 3.500 euro in qualità, 50% di grande profondità e importanza. E poi, ancora, unbelievable per me, i 50 lire dell'aratrice a 3.000 euro, al 70% di qualità, l'ultimo 50 lire coniato che circola in Italia di grande modulo, in qualità importante, a 300 euro al mese può diventare vostro, è un'ipotesi, ma possiamo sceglierne anche di più basse. Abbiamo tutti gli strumenti, basta solo chiamare e confermare, e il 100 lire, che è il numero 19 Italia Suprora, a 1.600 euro in qualità 80%, diventa qualcosa davvero di molto interessante in scelta, a 1.600 euro. Completo, e poi passiamo alle banconote, con la coppia di 10 lire che volevamo non separare, ma lasciate a questo punto comunque possibilità di scelta anche uno per l'altro. Il primo 10 lire coniato in Italia, quello di Carlo Alberto, in qualità 25%, 1670 a sinistra, e a 2080 il 10 lire del 57. Signori, sono le 23.35, cominciamo a parlare di banconote. Io penso che difficilmente riusciamo a tornare nella serata su queste monete, quindi fate pure le vostre riflessioni, avete ancora lunghissimi 25 minuti, noi ci torniamo su vostra richiesta, ma se non le confermate stasera sappiate che ci sarà difficoltà di riproporvere. Lorenzo, non voglio in realtà allontanarmi molto, perché guarda cosa abbiamo, e facciamo un regalo, una chiamata. Sì. Allora attenzione, perché ne parlava prima Lorenzo, dicendo c'erano le banconote, no, che circolavano, e guarda gli anni, abbiamo quel famoso 5 lire che addirittura ancora successivo, per dire l'importanza, certo, è quello del 1911, ecco. E invece questo qui, ne vediamo la data, è precedente, siamo 1904, attenzione perché sentirete, ecco, bravo, in realtà io mi allontano ma non mi allontano, è questo. Guarda che roba. Questa non l'ho mai fatta ancora. No, veramente, mancava, guarda cos'è. Banconota, signori, l'Italia conia pochissime monete. La conversione col metallo nobile è un qualche cosa che viene mantenuta con difficoltà, e quindi le casse dello Stato si riempiono di banconote a corso legale, in questo caso del valore di 5 lire. Questa è la prima banconota della prima serie di Vittorio Emanuele III, la famosissima floreale, e di cui, guarda, facciamo una pazienza, facciamo vedere la binamica. Stasera nasceva come una serata dedicata al regno, poi siamo riusciti... Mettiamolo... spostiamo, dai, sì, va bene, perché abbiamo capito che lo scudo però diventa un po' confusionale. Diventa poi anche un'insistenza. Guarda qui, 5 lire la banconota floreale è disegnata con lo stesso stile, esatto, dei francobolli. Esatto. Siamo nel Liberty, l'Art Nouveau, 1901 per la floreale, la prima serie da floreale in 9 valori
per quanto riguarda la filatelia, ma veramente la banconota è il trade union fra il francobollo e la moneta e viceversa, è quindi proprio il punto d'incontro. Quindi vogliamo fare, in questo momento diventa uno speciale dedicato a una serie, a più serie ovviamente, perché c'è la serie filatelica e c'è questa banconota che veramente segna un'epoca e quindi vedete può essere anche questa una collezione trasversale, dicendo io scelgo un certo periodo del regno e mi oriento in tal senso. Però quello che voglio, veramente questo è un dono che facciamo al nostro pubblico che ci segue, parliamo anche un attimo poi della qualità, ma intanto andiamo subito, se sei d'accordo Lorenzo, di chiarire il prezzo. L'822, il 5 lire floreale, 170 euro di richiesta, 170 euro di richiesta per una delle prime banconote della prima serie, perché torniamo alle aquile, vedete, prepotenti, volute da Vittorio Emanuele III nelle prime banconote, e la banconota numero 12 di catalogo, per chi sta già seguendo le nostre collezioni, e ancora le matrici, come si usava all'epoca, 170 certo. euro. E per gli amanti dei francobolli, a 9,75 la serie Coeva, sì. dei sì. seri, dei nove valori, della floreale. Potreste metterlo assieme, sareste un quadro, proprio un quadro alla page. Vediamo anche un attimo i francobolli, ti prego, perché sono anche qua si deve segnalare, così invitiamo anche a seguirci sempre le nostre diverse trasmissioni, si deve segnalare la qualità, quindi per un attimo andiamo a escludere, esatto, e possiamo inserire, caro Enrico, il numero della floreale che ci porta, ovviamente in questo caso collezione filatelica, la prima serie è quella del 1901, 25% di qualità, 975 euro. Questi francobolli non sono delle riproduzioni, sono qua inseriti nella taschina e poi ovviamente qui avranno spazio poi anche di inserimento nei diversi album. Torniamo alla banconota, se no andiamo veramente un pochino a magari mettere sì. troppa carne al fuoco e andiamo però a questo punto a segnalare anche intanto sì. i certificati che accompagnano. Queste pagine che vedete sono pagine che appartengono al grande album delle banconote d'Italia che noi siamo in grado di offrirvi. Esatto, e che stasera agli amanti delle banconote, guarda, visto che è una serata speciale, sì. chi confermerà una o più banconote del valore di almeno 1000 euro sì. avrà in omaggio tutte le pagine per collezionare le banconote del regno e l'album pronto ad accoglierle. Che è qua in alto, lo vediamo. Tutte qua. Le pagine per raccogliere la collezione delle banconote del regno e il contenitore per raccoglierle. E le pagine sono proprio queste, non è che sono... E pensate che pagine che hanno lo spazio per collocare la banconota. Sul retro della pagina c'è la storia della banconota e poi ci sarà un'ulteriore pagina che andrà ad accogliere il certificato. Fate pure i confronti, cercate pure in giro, poi bravo. Diteci se non vi diamo la qualità, l'autenticità, il come posso dire, il servizio sì, a prezzi veramente competitivi. Sì. 170 euro, ma andiamo a vedere le altre sì, banconote, andiamo a vedere le altre. Perché siete in tanti ad apprezzare le banconote. Abbiamo il 100 lire grande B azzurro, una banconota coniata... Un secondo che lo faccio leggermente arretrare, sì. va bene come... così è anche più visibile forse, perfetto. Attenzione, le banconote sono all'interno di questa taschina, sì. quindi ci può essere un po' di rifrazione televisiva, ma attenzione alla qualità. Bella. Eccolo. Questa è molto bella perché si chiama Grande B Azzurro, parliamo degli anni di stampa che vanno dal 26 al 34, è offerta l'823 al 30% a 1310 euro ed è caratterizzata dal fatto di avere sul fronte un colore, vedete, di tipicamente azzurro che la contraddistingue, poi se la prendo un attimo in mano, certo, sì. perché voglio mostrare a casa la bellezza della retro della banconota, eccola qua, che cambia colore, diventa giallo. Contrassegno del fascio perché siamo negli anni del ventennio e quindi i contrassegni fascio. La richiesta, l'andiamo a indicare, è subito. Di 25-30% di qualità, l'823, 1310 euro. Una banconota che ben va ad accompagnarsi. Ecco, sulle banconote devo fare una piccola, come per dire, considerazione. Spesso mi è capitato di presentare, non so perché, ogni
Cioè la filosofia, le banconote le chiamate il giorno dopo. È vero. Non so perché. Oppure chiamate i vostri funzionari. Sì. E poi spesso capita che non abbiamo possibilità. Perché cosa succede? Che per noi a fine trasmissione, se la banconota non è o la moneta confermata, virtualmente libera per tutti. Quindi facciamo fatica poi a riconsiderarla. Quindi se c'è qualcosa che vi piace, un messaggino, una telefonata, un WhatsApp, un SMS, e noi possiamo mettervela da parte. Abbiamo il grande mille lire. Qui veramente abbiamo. Ecco, guardate l'immagine, delle, chiaramente lo dobbiamo leggere così, in, modo, esatto. In modo che si possa. Ah, questa è una banconota che si avvicina alla luogotenenza perché fu stampata dal 26 al 43 e il grande M, mille lire, grande M, uno dei successi più importanti grafici della, delle banconote italiane. Dall'Ottocento si stampa questa banconota con questa tipologia. Al 30% di qualità, 1035 euro. Pensa, basta confermare questa per avere tutte le pagine in omaggio. Tutte quante e album compreso, che sono importanti. Le banconote vanno conservate bene, signori, molto bene, non esposte troppo a luce diretta, parliamo di luce solare. Qui c'è un capolavoro, letteralmente. La difficoltà è cercare di impegnare gli spacciatori di biglietti falsi e falsari, come proprio indicato dalla cornice della banconota stessa, e complicare la vita con questa serie di arabeschi infiniti, ovviamente con diversi filigrani o con quelli che sono poi anche un'attenzione particolare alla carta stessa. Perfetto. 1035 euro per il grande M, eccolo qua. E poi andiamo avanti. Sì, facciamo una avanti con sempre una banconota che ci accompagna alla luogotenenza, il 50 lire della Lupa Capitolina, il biglietto di banca che dal 33 al 43 per 10 anni sostituirà le banconote di taglio più grande per banconote già più moderne. La Lupa Capitolina ne ha ragione sul retro di questa banconota, dove è presente proprio la lupa che allatta Romolo e Remo. E signori, a 1195 un esemplare, ecco, questo è un esemplare per amanti della grande qualità, 80%. Se vi dicono fior di stampa non sbagliano, ma noi fior di stampa su una banconota di cent'anni fa non lo diciamo. 1195, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo le proprio il ritmo di... 100 lire, grande B, numero 26 del catalogo Bolaffi. Mamma mia. 415 euro. Dai. Per questo 100 lire. E questo 100 lire sostituisce quel 100 lire visto poc'anzi blu e diventa un 100 lire nuovo con un color, con dei colori pazzeschi, questo giallo bellissimo. Banconota che poi viene sostituita l'anno nel 43 da un'altra banconota che adesso vi mostreremo. Certo. E qualcuno dirà è uguale e io dirò hai ragione, tu dirai e allora qual è la differenza? No, questo, scusate, ma cambiano i contrassegni, nel senso che quella di prima ha il contrassegno ancora col fascio, nel 43 il fascio viene sostituito dal contrassegno Banca d'Italia. Allora facciamo vedere. Vedere. Contrassegno è questo. Allora, quella è la testina sul retro. Sul retro, fascio. Fascio, questa è la banconota, quella a 415 euro. La banconota successiva, stampata poi dal 43 al 44, che è quella inquadrata adesso. Chissà se Paolo se l'ascolto, ecco, grande collezionista. Ecco. Questa è del 43-44 a 1195 euro. Vi faccio vedere. Alberto, posso? Vi faccio vedere là il retro, dove il contrassegno del fascio viene sostituito dalla B che ne indica Banca d'Italia. Banca d'Italia. Questo è 80%, 1195 euro. Il lotto numero 27, 1195 euro. Vedete che bello, si può riempire un album di banconote del Regno, banconote che hanno una grande e importante storia. Tra l'altro Lorenzo, 80% di qualità. E questa di nuovo è un altro, la filigrana, una cosa pazzesca, guarda. Questa suona. Mamma mia, sì. Questa suona, sì. È croccante. Pagina, le pagine le accolgono con la storia delle banconote. Allora se andiamo sul retro, proviamo a fare un primo piano, possiamo, è un esempio, le c'è di tutte, sì. Andare a leggerne le caratteristiche. La seconda guerra mondiale, scrive poi alla fine su varie tipologie di banconote, quindi spiega tutto il perché viene sostituita la Repubblica Sociale, cioè non è più una banconota, certo. È un pezzo di storia nella forma di banconota che viene accompagnata da quelle giuste note
che ne ricorda. E attenzione, nel catalogo Bolaffi troviamo una parte proprio totalmente dedicata, sì, e anche molto esplicita a livello di informazione, dedicata alle banconote del Regno e della Repubblica, e quindi fino all'euro compreso. Tutte, quindi troviamo tutte banconote, e le potete leggere i contrassegni, le differenze, diventare degli esperti. Bellissimo. E il catalogo dà anche le quotazioni, perché certo, ricordiamo che tutte le banconote devono avere le giuste i rapporti di quotazione, e le potete trovare sul catalogo. E il catalogo, a chi diciamo ne sceglie almeno due, lo diamo. Assolutamente. Dai. Intanto WhatsApp di richieste, Cristina. Stanno ancora là, Sono ancora là. Dai, regaliamo questi ultimi dieci minuti. Dai, sono dieci minuti, ma anche forse di più, ci mancherebbe. Andiamo, andiamo. Forse saremo ripetitivi, ma ci state chiedendo di tornare, siete lì. Siete voi. Siete voi a dire, andiamo. Ma sto pensando a quel 5 del cinquantenario, sto pensando a quel 50 della lavatrice. Allora, signori, adesso è il momento in cui... Ognuno fa una scelta e ognuno dice, fa delle scelte, esatto. Allora, mi date per favore la conferma su questo 80% del 100 lire su prora, di questo 80% del 100 su prora 1.600? Cioè, me la date 1.600. La conferma? Mi devi accendere 1.600. Il monitor? Ah, eccolo qua. L'80%, l'ultimo 100 lire d'oro che è coniato in Italia, l'ultima moneta d'oro che ha circolato in Italia... Lotto numero 19, grazie. Mi date conferma per cortesia su questo 100 lire e andiamo tutti a riposare, guarda che qualità, tranquilli, con un 80% di qualità. 10 minuti, mi dice. Così tagliamo il tesaltoro su chi dice: mamma mia, poi ci penso troppo stanotte, ci penso troppo, poi lo chiedo. Mi date conferma? Via, non c'è più, non c'è più. A no? 3.000 euro, Stock Amadeus, ricordo, monete che sono state affidate a Bolaffi, è uno stock importante che andiamo a collocare rapidamente, giustificazione nel fatto che ci siamo in una diretta anche del giovedì, assolutamente straordinaria, a prezzi di grandissimo vantaggio. Le monete sono certificate con foto, con autentica e qualità Bolaffi, ma quello che vi stupirà e vi stupisce e vi sta ovviamente dando ragione di conferma sono le quotazioni. A 3.000 euro questo 50 lire della lavatrice, dammi l'immagine della culla, perché questa richiede, questa è una moneta bellissima, Alessandro, che quando tu la vedi così, davanti ai tuoi occhi, dove non ci sono le luci di uno studio, quando le patine che la vanno ad accompagnare ti danno quella percezione della grande qualità, perché è un 70%, a 3.000 euro, a 300 euro al mese, ma fosse a 100 euro per bloccarla e a 2.900 la pago a fine dell'anno perché ho la tredicesima, ma ne devo pagare una quota a novembre, una quota a gennaio, ma decidi tu, ma non è questo il momento. Quando si fa questa decisione, Alessandro? Quando si è seduti? Ma certo, quando se ne parla con calma e soprattutto in questo momento è da scegliere, chiedere in visione, signori, è il miglior consiglio che vogliamo dire e darvi, anche in questo momento, anche chi si è collegato adesso, anche chi dall'inizio trasmissione che sta continuando a mandare, e c'è anche un perché, no? Questa nostra, non assilo, questo nostro consiglio, perché certo, ma vorrei, vedrei... Sai cosa mi ha stupito? Probabilmente non è arrivata questa conferma, perché chi ha confermato il 50 lire del cinquantenario già la possiede, evidentemente, la lavatrice. Probabile. Perché è l'unico motivo che posso accettare, tra virgolette, ma non perché non lo accetti, certo, ma lo accetto come ragionamento. Dico, hai scelto, hai fatto benissimo, un 50 lire del cinquantenario strepitoso, non perdi una lavatrice altrettanto importante, bella e nella giusta qualità a 3.000 euro, non perdi un 20 lire della quadriga alla moneta, ripeto davvero che a questo punto potrebbe uscire il top lot, perché tolto il fascione che è stato confermato, questo 20 lire, ma non lo vedrete per anni questo 20 lire. Lo vedrete probabilmente domani sera, sapete, ma domani sera, se per caso decidete di aspettare, ammesso che domani mattina poi non arrivi qualche telefonata, come poi sempre capita, domani sera avrete competitori molto più numerosi, perché il venerdì sera è una puntata, è una trasmissione già più... E abbiamo anche canali in più. Abbiamo un canale in più, abbiamo una visibilità maggiore. Certo. Allora ecco perché lo scaltro stasera cosa dice? Ma senti, la quadriga ho capito, ma voglio capirne di più. Ho preso l'elmetto, un vento, non ho ancora preso niente, ma mettimela da parte. Così intanto domani sera non ci pensa qualcun altro.
Poi quando sarò con calma a casa col funzionario nel vostro negozio, comodamente accomodato, deciderò e comprenderò meglio se acquistarla. E mi stupisce che anche i grandi collezionisti di monete antiche stasera magari si saranno un po' annoiati nel non vedere grandi monete, ma qui siamo alla stregua delle grandi monete, ma e certo, queste monete sono state prese ad ispirazione delle grandi monete antiche, e quindi chi possiede le grandi monete antiche, il punto di collegamento con Vittorio Emanuele III in particolare, è quasi naturale. Dove sono i miei scudi? Guarda, questi tu, guarda, facciamo. Dove sono i miei scudi? Che io questa notte non dormivo. Cinquantenario e. No, non li abbiamo lì forse. Già. No, guarda, sì, il cinquantenario. Guarda, scusa, il cinquantenario. Qua. 60. Vieni qua sul. Vieni qua, no, da ce l'abbiamo, perché. L'immagine, ce l'abbiamo. Sì, però voglio che vedano vibrare sentire il sangue dei miei polsi, che scorga per fortuna fino a prova contraria all'interno del mio corpo. No, veramente. Veramente questa. Allora. Guardate questa immagine, signori, guardate questa immagine, ricordatela, e un giorno vi diremo dovevate prenderlo allora. 1885. E questo, sotto i 2000 euro, per una moneta che è epocale, con l'emissione di un unico anno, il 60% di qualità, un evento celebrare e celebrato con moneta d'oro, dove lo scudo, questo scudo, lo riconoscono gli esperti di tutto il mondo, e noi stasera così, senza annunciarlo. Forse dobbiamo mandare un sms a tutto il nostro pubblico che ci segue, ma non importa, noi ci fidiamo anche della congiunzione astrale delle nostre trasmissioni. Sai, con voi, volte uno al posto giusto nel momento, certo, giusto. Oggi, certo, chi magari è qui, magari ha appena fatto zapping e dice: ma cosa sta succedendo? Ma cosa sono monete? Mamma mia, allora faccio una scommessa di telefonare e poi si chiarisca, perché tanto la conferma non è un acquisto, è un modo per essere tranquilli nel dire: la voglio vedere lo scudo di Vittorio I. Lo scudo. Andiamo a vederlo, andiamo a vederlo, abbiamo 4 minuti, andiamo a vedere. La cosa giusta sarebbe, scelgo tutti e due, ma portatemi, certo, tutti e due, vedo, magari non ne prendo nemmeno uno, nella serietà ovviamente dello spostamento nostro e tutto, però sì, mi incuriosisco, ecco, mi interessano. Domani voglio vedere, domani mattina. No, domani mattina voglio vedere cosa resta poi. Siamo ancora qua per alcuni. Beh, intanto finiamo la trasmissione, abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo ancora qualche minuto, vado subito. 1820, attenzione, Vittorio Emanuele I. 5 lire, attenzione, primo tipo. Visto che ci chiedete i primi tipi, i tipi, primo tipo, andiamo a vedere. Argento, allora, titolo 900. Guardate la tiratura, 1816-1820. Nel 1820, Vittorio Emanuele I. Ha ormai un progetto in testa, cioè quello di rinnovare la monetazione, ampliarla, e quindi si adopera per creare dei nuovi scudi, dei nuovi marenghi, e poi avrebbe voluto aggiungere i centesimi, le lire e quant'altro. Non ce la farà perché coniugherà soltanto lo scudo e il marengo, che poi nel 21 abdicherà a favore di Carlo Felice. Quindi nel 20. Nel 20 viene coniato l'ultimo scudo di primo tipo, e stasera vi stiamo presentando l'ultimo scudo del 20. È un anno speciale e non vi chiediamo un centesimo in più. Grazie allo Stock Amadeus 2160. Dal 16 al 20. Zecca di Torino 258.000 di tiratura. Nada de nada. Completa. Completa. Tutti gli anni, non di un anno, non del 1920. Dovevi avvisare i tuoi clienti degli scudi. Sì, veramente, veramente. Ma qualcuno ha sentito. Ti tocca venire però, domani sera. Qualcuno ha sentito però. No, domani il nostro pubblico. Alessandro, lo troverete domenica. Sì, domenica. Io domani sera dalle 21 sarò qui con voi e parleremo ancora di Amadeus. Spero di potervi presentare altrettante belle monete, spero di averne, anzi, mamma mia. Sì, siamo contenti per il vostro ascolto, certo, le conferme, però veramente c'è ancora, si va in esaurimento con questo stock. Sì. Domenica dalle 18 alle 21 in compagnia, sì, di Alessandro, sì, gli appuntamenti di lunedì, come vedete gli appuntamenti sempre aumentano, e voi siete sempre in tanti. Quando siete, stasera, è un po' anche una sfida, no? Che ci siamo dati, certo, Alessandro, di dire:
Ma andiamo a bussare alla porta in una serata in cui non sono abituati ad accoglierci. Però ogni tanto l'ospite è benvenuto, quando ti suona la porta dice, ma non ti aspettavo, un caro amico. No? Quando invece adesso siete tutti abituati a mandare mail, messaggi, arrivano, si suona stasera il campanello. Abbiamo voluto fare così, tanti di voi, grazie, avete aperto le vostre porte, ma potete farlo anche a mezzanotte. Tant'è che appunto non è che entriamo in casa vostra, ma semplicemente vi mettete da parte l'opportunità. Ci sono i 10 lire ancora possibili in scelta, quello di Carlo Alberto, quello di Vittorio II, ci sono ancora tante belle monete, c'è ancora qualche lotto disponibile, le 30 monete di Vittorio III. E le banconote, non dimenticatele, perché il regno non è così accessibile su queste qualità. Quanto manca? 40 secondi. Allora dobbiamo salutare. Grazie Lorenzo, grazie di essere stato Alessandro. Con me, grazie al nostro pubblico, la Cristina sempre molto attiva, stasera l'avete impegnata particolarmente e va bene così, no? Con i dialoghi eccetera e con le conferme. Abbiamo Enrico e Alberto da salutare, ma soprattutto voi all'ascolto. Certo, io anche lo faccio, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento prestissimo, a domani sera dalle 21 alle 24 in compagnia mia, tante belle proposte, tante belle monete. Usate anche tv@bolaffi.it per farci sapere cosa vi piacerebbe vedere. Grazie ancora. Buon riposo, buonanotte e arrivederci, a domani con Lorenzo.